Telespettatori, buongiorno, ben ritrovati a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Buon martedì 28 aprile, puntata ricca, giornata ricca, in diretta straordinaria come tutti i giorni anche oggi. Andremo a fare rassegna stampa un pochino adesso, subito prima della pausa pubblicitaria, poi anche un po', adesso vedremo anche il meteo e gli aggiornamenti della situazione meteo. Poi vi anticipo subito che alle 8 chiameremo l'assessore Carlo Grilli per fare il punto della situazione su alcuni temi. Buoni spesa, questione case di riposo, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, faremo una chiacchierata anche con lui. Saranno aperte chiaramente le telefonate dopo e anche le mail svegliatrieste@tele4.it per qualsiasi domanda e il nostro numero di telefono in sovrimpressione per poter intervenire in diretta. Andiamo subito a vedere il meteo. Oggi, martedì 28 aprile, su tutte le zone nuvolosità variabile, probabilmente più intensa sulla zona montana, specie il pomeriggio, maggiore presenza di sole invece verso la costa. Probabili piogge sparse, specie dal pomeriggio, inizialmente sui monti dove saranno più abbondanti, in estensione poi in serata anche su pianure e costa. Possibili temporali. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-est, debole o moderato, temperature minime tra i 12 e i 15 gradi, le massime tra i 18 e i 20 gradi. Il tempo per domani, mercoledì 29 aprile, sulla zona montana cielo da nuvoloso a coperto, sulle altre zone nuvolosità variabile. Su tutte le zone piogge sparse intermittenti da moderate a localmente abbondanti, con possibili temporali. Sulla costa vento da sud-ovest, debole o moderato, temperature minime tra i 12 e i 15 gradi, le massime tra i 16 e i 18. E poi il tempo per dopodomani, giovedì 30 aprile, con un cielo ancora variabile sulla costa, nuvoloso sulle altre zone in prevalenza, in giornata e poi soprattutto in serata peggioramento con piogge abbondanti su tutte le zone e temporali. Nevicate sui monti in serata oltre 1800 metri, sulla costa vento da sud o sud-est moderato, nella notte verso venerdì girerà da sud-ovest e sarà sostenuto le minime tra i 13 e i 15 gradi, le massime tra i 17 e i 19 gradi. Mi sposto immediatamente sulla prima pagina di oggi del quotidiano locale Il Piccolo. Leggiamo i titoli: Shockdown Trieste, tutti fuori. Il manuale delle nuove regole: strade affollate ma senza assembramenti. Al lavoro numerosi bar e locali da Asporto a Barcola, quadro d'assedio estivo. Il piano riapertura del governo fa infuriare però i ristoratori, parrucchieri ed estetiste. Chiusi fino a giugno è disastroso. Questa è l'emergenza coronavirus per il Friuli Venezia Giulia alle prese con gli effetti dell'ordinanza. Ordinanza Fedriga e del decreto Conte. Di corso in bici, ma partendo a piedi da casa, vietato andarci in auto. Come cambiano quindi i confini delle libertà dei cittadini del Friuli Venezia Giulia? Arriva l'aiuto con le risposte alle domande più frequenti a cura della Protezione Civile Regionale, un modo per rispondere ai tantissimi dubbi esistenti e forse anche un tentativo per stringere un po' le maglie, evitando un eccesso di entusiasmo per la semilibertà ritrovata. Continuano tuttavia a non mancare i passaggi oscuri, i casi limite, la questione irrisolta, materia affidata all'interpretazione degli agenti che di volta in volta verificheranno se spostamenti e comportamenti dei cittadini sono rispettosi delle nuove regole. Uno dei temi più dibattuti è quello dell'attività fisica all'aperto. Si può fare con le dovute precauzioni, ma senza salire in auto per raggiungere i sentieri sterrati del Carso oppure il lungomare. Bisogna invece partire sempre a piedi da casa. Quindi poi c'è la foto del piccolo che rende un po' l'idea. Poi in realtà sentiremo anche di nuovo le parole del prefetto che ha detto a noi ieri durante la nostra diretta di Tele4, anzi durante il nostro telegiornale in collegamento subito con Marco Stabile, che oltre a parlare di questa nave ospedale, che poi andremo a vedere più nello specifico, insomma sembra che debba arrivare domani, ma ha parlato anche di alcune domande e risposte da dare ai cittadini, domande frequenti e risposte da fornire alla cittadinanza proprio sui movimenti, macchina, motorino, a piedi, per fare un po' di chiarezza. Casa di riposo a Trieste, arriva la nave ospedale, arriverà a Trieste a giorni. Il traghetto potrebbe attraccare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, dopo che il governatore Fedriga e il suo vice Riccardi hanno comunicato al comitato per l'emergenza della prefettura l'intenzione della regione di procedere. Poi in realtà si pensa che possa arrivare già domani, vedremo. Mascherine, torna il caos, costi alti, rebus, rimborsi.
caccia alle protezioni, malumori nelle farmacie. Adesso le mascherine potrebbero di nuovo sparire dal mercato. È il timore dei farmacisti triestini e della categoria a livello nazionale. Dopo l'annuncio del Premier Conte sul prezzo calmierato delle protezioni per il viso, appena 50 centesimi per le mascherine chirurgiche e l'intesa su un, non meglio precisato, rimborso per chi era, si era approvvigionato a prezzi maggiori, non è servita a placare però i malumori. I big di pediatria di tutta Italia: senza la scuola i bimbi sono in crisi. Un lungo e accurato appello firmato da 20 esperti del settore di tutta Italia per un impatto che potrebbe, secondo loro, risultare drammatico. Questo è il contenuto della lettera appello, se ne parla sul Quotidiano, pagina 19. In autovie finisce l'era Castagna per la presidenza, il nome di Paniz fu l'avvocato di Silvio. Finisce l'era di Maurizio Castagna in autovie venete, il presidente amministratore delegato della concessionaria autostradale verrà sostituito dopo 6 anni e mezzo. Al suo posto si circola insistentemente il nome di Maurizio Paniz, se ne parla a pagina 23 di tutto questo. Riprendo l'ANSA che era già uscita ieri: il Comitato Provinciale di Emergenza di Trieste ha autorizzato l'utilizzo di una nave ospedale per ospitare gli anziani risultati positivi che attualmente vivono in case di riposo per evitare il propagarsi del virus all'interno delle strutture promiscue. La decisione è stata presa in seguito al diffondersi del morbo nelle case di riposo, causando la morte di alcune persone. La nave attraccherà mercoledì, come ha confermato il prefetto Valerio Valenti, e vi saranno trasferiti inizialmente una 50ina di anziani. Questo è quello che filtra più o meno nelle ultime ore. Adesso vediamo se effettivamente in porto domani attraccherà questa nave. Vado sulla seconda pagina del Piccolo per riprendere l'argomento principale proprio dell'apertura. Giri in bici sì, viaggi in auto no, e la spesa fuori mano forse. Il rebus della Regione: dopo l'emanazione dell'ultima ordinanza, la Regione corre i ripari, aggiorna le risposte alle domande più frequenti. I punti oscuri però restano molti. Vietato per esempio spostarsi fuori dal comune, ma se lo si fa per andare in barca si può. Come cambiano quindi i confini delle libertà dei cittadini? Andiamo grado per grado tra attività motoria, bagno al mare e tutto il resto. Il Presidente della Regione, per quanto riguarda l'attività motoria, ha confermato la possibilità di svolgerla, ma ne ha esteso i margini. Il limite non è più il raggio di 500 metri dall'abitazione, la precisazione spaziale fatta dal prefetto rispetto a un DPCM che si limitava a parlare di prossimità. Oltre al fatto che si può non solo camminare e correre, ma pure andare in bicicletta, la novità è che è consentito muoversi all'interno del territorio comunale, sempre indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi e che richiedano assistenza. Bravo Massimo, che mi ha preparato dalla regia il servizio, uno dei servizi che possiamo mandare tra i vari blitz che poi ha fatto anche ieri Marco Stabile a Barcola, analizzando tra corso in bici, tuffi, runner e ritorno in barca. Vediamo questo primo servizio. Primi bagni di sole e di mare dopo la lunga quarantena, anche qui a Trieste, a Barcola, nei pressi della spiaggetta, poco distante dalla Pineta, abbiamo visto riapparire dei primi bagnanti, ma soprattutto anche tante persone in bicicletta che a seguito della nuova ordinanza regionale, la numero 11, possono spostarsi liberamente nel proprio comune per fare attività sportiva, corse, passeggiate. Enzo, se ti gira ancora un attimo, hai anche delle persone che arrivano di corsa, quindi diamo conto proprio di tutte le attività che si possono svolgere. C'è chi fa una passeggiata con il proprio cane, chi ne approfitta per fare jogging, chi per prendere finalmente un po' di sole dopo tanto, tanto tempo dentro le mura domestiche. Quindi le nuove ordinanze, i riverberi sulla costiera triestina, sia per quanto riguarda la bici, sia per quanto riguarda le passeggiate, sia per quanto riguarda invece finalmente un po' di sole anche con la propria, con i propri piccoli, con i propri bambini. Abbiamo visto tra l'altro la prima nuotata di una persona, i primi bagni anche qui a Barcola, ed è chiaramente un qualcosa che viene consentito per le persone che abitano al mare. Questa è la dicitura esatta che si legge in quelle che sono le ordinanze. Parecchia gente, ed è comunque una bella cosa rivedere così un po' di persone sulla riviera barcolana ad animare quella che è una bellissima giornata, una sorta
di anticipo d'estate. Ecco, questo è il servizio andato in onda già ieri. La questione del bagno al mare, tra le attività motorie, il governo ha fatto rientrare anche quelle da poter svolgere se residenti in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini, comprendendo pure il bagno al mare in un fiume o in un lago. Quando ci si immerge si può togliere la mascherina, ma è assolutamente vietato, una volta usciti dall'acqua, stendere l'asciugamano e prendere il sole. Non si tratta più in questo caso di attività motoria e torna in vigore l'obbligo di coprire naso e bocca. Vedete, quindi viene proprio preso la lettera il contesto in cui bisogna comportarsi, quindi finché attività motoria si può, ma nel momento in cui io mi fermo, stendo il telo da mare, prendo il sole, non è più considerata tale e di conseguenza è vietata. L'attività motoria è consentita liberamente nel comune di residenza, ma è vietato avvicinarsi al luogo preferito per correre o fare ginnastica portandosi tute e scarpette in autobus o motorino. Impensabile dunque mettersi alla guida per andare a correre in carso. Abbiamo semplicemente regolato cosa vuol dire nelle vicinanze, ovvero rimanere all'interno del proprio comune, spiega il presidente della regione Federica, che non vuol dire prendere l'auto e andare da un'altra parte del comune e iniziare a correre. A Barcola ci si può arrivare partendo da casa solo a piedi o in bicicletta e sempre con l'autocertificazione, che rimane obbligatoria anche se le forze dell'ordine la chiedono con minore frequenza, scrivendoci sopra che si sta appunto svolgendo attività motoria. Niente sport in gruppo invece, non ancora, si tratterà di aspettare verosimilmente la fatidica data del 4 maggio, quando potrebbe esserci questo lascia passare per le attività sportive individuali, quelle senza contatto fisico. Tra i tanti sono in attesa anche i tennisti. Poi da un comune all'altro, lo spostamento da un comune all'altro all'inizio rimane consentito solo per motivi di lavoro, salute e stretta necessità. Per esempio portare i nipoti ai nonni quando i genitori sono impegnati al lavoro o andare a fare la spesa per un abitante di un piccolo paese che non ha un supermercato all'interno del territorio comunale. L'indicazione rimane in ogni caso sempre quella di rifornirsi nel negozio più vicino. Il biscotto preferito dal nipote e il superfood sono introvabili nei piccoli negozi di genere alimentare, allora è meglio evitare di andarli a cercare in qualche scaffale troppo lontano da casa. Questa più o meno la situazione che si va a delineare. Vado un attimo sul deposito internazionale. Nella fase 2 si potrà far visita anche ai fidanzati. Palazzo Chigi verso un'interpretazione estensiva del termine congiunti. Arrivano i primi chiarimenti dopo le molteplici richieste dei cittadini riguardo al termine utilizzato dal Premier Conte per illustrare il DPCM su questa fase 2. Chi sono questi congiunti? Anche i fidanzati, da una prima interpretazione a quanto si apprende dal decreto che entra in vigore il 4 maggio, a quanto si apprende dalle specifiche, con congiunti si possono intendere parenti affini, coniugi, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili. Dunque si va verso un'interpretazione più ampia del termine utilizzato domenica 26 aprile dal Premier Conte per annunciare l'avvio della fase 2. Le domande, le risposte che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito del governo chiariranno quindi ulteriori dubbi di interpretazione sul provvedimento. Il termine congiunto esiste certamente nella lingua italiana, ma nel diritto è molto ambiguo e compare solo nel diritto penale. L'articolo 307, quarto comma, dà una definizione di prossimi congiunti specificando che agli effetti della legge penale si intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti. Non di meno, nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia la prole. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di break pubblicitario, poi subito ci collegheremo con l'assessore Carlo Grilli, assessore ai servizi sociali, per fare il punto su alcune questioni e poi continuiamo, andrò anche a leggere le vostre mail e andrò ad ascoltare anche le vostre telefonate. A fra poco. Rieccoci di nuovo collegati a Sveglia Trieste, di nuovo buongiorno e siamo anche in collegamento come anticipato con l'assessore Carlo Grilli, assessore comunale ai servizi sociali. Buongiorno assessore. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i telespettatori.
grazie di essere qui con noi. Allora, ci sono dei temi da affrontare. Io non saprei proprio da dove partire in realtà, perché tra la nave ospedale, tra questa fase 2, tra quello che Giuseppe Conte ha detto e non detto, e tra la questione attenzione agli anziani, case di riposo, ne abbiamo di carne al fuoco. Partirei innanzitutto dicendo, questa fase 2... come sta partendo, come doveva partire, ma soprattutto, secondo lei, i cittadini possono avere le giuste risposte? Allora, diciamo che noi come col mio dipartimento, che è classificato assieme al dipartimento del vice sindaco Polidori, unità di crisi, e in questo periodo è impegnato veramente a 360 gradi, abbiamo tantissimi temi e tutti quanti sono molto, molto delicati. Certamente noi stiamo affrontando già da un po' quella che viene definita la fase 2, non dobbiamo però fraintendere su questo tema, perché la morsa del virus certamente si è leggermente allentata, però è ancora abbastanza presente. Per cui in questo momento noi dobbiamo cercare di coniugare quello che è la necessità di tutelare i cittadini dal percorso di malattia a quello che è però un rientro a quelle che sono le attività economiche della nostra città. Questo determinerebbe davvero un disastro e da un punto di vista economico lo stiamo vedendo già per esempio con l'erogazione dei nostri buoni della spesa che ci fanno incontrare persone che non avevamo mai visto negli uffici dei servizi sociali, e questo sta a significare che tutta una fascia di popolazione che fino a poco tempo fa normalmente lavorava e seppur con le difficoltà che la crisi economica ha comportato, però lavorava in comparti che stavano cominciando a reagire a quella che era ormai una caratteristica di questa città, quindi una città che stava diventando sempre più turistica, quindi bar, ristoranti, negozi e tutto il comparto che prevedeva tra l'altro poi l'attività balneare di questi tempi. Stiamo registrando invece arrivi ai nostri uffici di queste categorie di persone, e questo sta a significare che la crisi ha colpito, che questo virus ha colpito da un punto di vista epidemiologico, sì, certamente la parte più fragile della città, ma non solo, però ha cambiato radicalmente quello che era un assetto economico che questa città invece stava cominciando a registrare in maniera molto molto positiva. Assessore, quindi con i buoni spesa più o meno, tra domande e anche soluzioni, a che punto siamo come numeri più o meno? Allora, noi abbiamo nel documento, dovremmo dare la risposta entro 30 giorni, okay. Siamo nell'ordine dei 15 giorni all'erogazione della spesa, quindi ormai più di metà delle persone che hanno fatto la richiesta sono state soddisfatte e continuano ad arrivare anche nuove adesioni da parte dei negozianti. Questo è un sistema che stiamo pensando possa diventare una caratteristica del servizio sociale. Abbiamo registrato una positività, una soddisfazione da parte delle persone molto alta, e questo diciamo potrebbe affiancare anche la nostra classica contribuzione economica che serve per pagare generalmente le bollette o in parte gli affitti, sì. Ma abbiamo visto una soddisfazione da parte delle persone che vengono a ritirare i buoni spesa, oltre che quelli che noi mandiamo in forma informatica e attraverso il codice a barre per le catene che ci hanno messo a disposizione questo dispositivo. Dovremmo, non so se riusciremo a chiudere tutte le domande entro la settimana, ma entro i primi giorni di maggio dovremmo riuscire a chiudere praticamente a rispondere a tutte quante le domande. Certo è che molte sono arrivate in maniera non corretta per errori banali, mancava tipo la firma, un allegato della carta d'identità. Tutto questo però rallenta il percorso di erogazione, quindi chiediamo alle persone di essere molto precisi nella compilazione. Potete fare ancora richiesta,
questa è un'indicazione importante perché fondi ancora ci sono, abbiamo ancora sufficienza e quindi i canali sono ancora aperti. Quindi insomma praticamente diciamo che la domanda se viene sbagliata bisogna rifarla, di qui ovviamente un rallentamento, però insomma tutto sommato il sistema sembra che stia funzionando anche bene, anche visto che finalmente si riescono ad aiutare in maniera fattiva le persone. Parlando invece di una situazione ugualmente delicata come quella delle persone in strutture, gli anziani, persone sensibili anche ovviamente all'epidemia coronavirus, adesso che non è più veleggiata, l'ipotesi in ospedale, ma è diventata una certezza, rimane solo da capire le tempistiche, si dice già domani, ma soprattutto rimane da capire esattamente come verrà utilizzata. Secondo lei può essere una soluzione per sfoltire un po' dalle alcune case di riposo a rischio piuttosto che dalle strutture più isolate? Lei come la vede questa soluzione all'ospedale? Ma guardi, io in questa situazione di estrema, come dire, è una situazione inedita, non è mai accaduto che ci trovassimo in queste situazioni. Per cui chi ha ruolo di responsabilità deve decidere e ritengo sbagliate e fuori luogo qualsiasi tipo di polemiche che ho registrato in questi tempi. Certamente tutte le soluzioni che sono state messe in campo potranno essere analizzate a posteriori. Questo è il tempo invece di decidere, di avere il coraggio di decidere e di trovare delle soluzioni che possano rispondere a questo tipo di epidemia che ha colpito le nostre comunità. Oggi sulle strutture residenziali comunali noi abbiamo una task force anche da parte dell'azienda sanitaria, stiamo registrando le diverse guarigioni, abbiamo avuto 12 persone che sono guarite, sono state colpite e guarite dal coronavirus e quindi sono ritornate all'interno delle nostre strutture in assoluta sicurezza. Certamente noi abbiamo il problema delle strutture che sono all'interno dei condomini e queste possono sicuramente provocare delle preoccupazioni. Ritengo che il percorso che è stato adottato dalla Regione è uno dei percorsi che potevano essere possibili. Sapremo dopo se sarà stata una scelta corretta oppure no. In questo momento, guardi, bisogna decidere e fare le cose, soprattutto mettere in sicurezza sia le persone che sono state colpite, sia le persone che convivono all'interno degli stabili dove ci sono queste strutture residenziali e mettere in sicurezza queste situazioni. Questa è la priorità. Sulla modalità, questa poteva essere una soluzione, forse ce ne potevano essere delle altre, ma in ogni caso chi ha ruolo di responsabilità deve assumersi le responsabilità, deve decidere. Ritengo che la Regione in questo periodo abbia assunto delle decisioni che sono assolutamente corrette. Certamente tutto quanto si potrà analizzare, ma ripeto, dopo. Questo è il momento del fare, bisogna agire in fretta, bisogna agire bene. Certo, mi arrivano delle domande via mail, assessore, gliene giro un paio. Innanzitutto mi chiede una persona: buongiorno, io ho già avuto i buoni spesa, c'è la possibilità che li diate ancora, visto che ci sono persone come me che lavorano nelle mense scolastiche che fino a settembre non lavoreranno? Mi chiedono. Allora, noi in questo momento stiamo analizzando tutte le domande che arrivano, abbiamo ancora capienza, per cui da una parte io invito tutti i cittadini che ritengono di avere bisogno di essere all'interno delle caratteristiche che il documento prevede di fare domanda. Certamente se avremo ancora capienza, è molto probabile, ma non voglio creare facili illusioni, però ritengo che sia molto probabile la possibilità di fare un secondo turno di erogazione. Probabilmente non uguale al primo, però un secondo turno, dai conteggi che stiamo facendo, risulta molto, molto fattibile. Ecco, non voglio incalzarla, ma mi è arrivata quella seconda domanda che le anticipavo. È prevista una seconda distribuzione di buoni in maggio, mi chiedono infatti, mi chiede Massimo. Noi intanto dobbiamo completare tutte le domande che ci sono state fatte e quindi chiudere la partita sulla prima erogazione. Se vedremo che non ci saranno ulteriori domande, ma che ci sarà un tempo sufficiente per pensare di poter erogare ancora
Certamente noi fino a quando abbiamo fondi, noi i fondi li destiniamo tutti quanti alla cittadinanza, per cui o chiuderemo la partita se ci saranno domande a finire i fondi, se invece le domande non copriranno tutti i fondi, certamente faremo un secondo giro. Ecco, poi per quanto riguarda quello che già diceva lei prima, ci siamo ritrovati in una situazione dove non si era, persone che non erano abituate a chiedere sussidi, poi lei le ha dovute Questo, conoscere, e questo è qualcosa che fa. questo è un tema molto delicato. Da una parte è la pandemia e quindi piano piano l'abituarsi a utilizzare il computer ha permesso alle persone di non venire fisicamente presso i nostri uffici. Da una parte però mi rendo conto che persone che fino a ieri lavoravano in maniera decorosa e portavano a casa lo stipendio del proprio lavoro, oggi venire ai servizi sociali a chiedere qualcosa è un elemento psicologico che incide molto su quello che è giustamente l'orgoglio e la dignità delle persone. Ripeto, non è una vergogna. Siamo in un momento che è complicatissimo e che ha investito buona parte di una catena produttiva che in questa città stava veramente risorgendo, dando un colpo pesantissimo. Venire ai servizi sociali non è una vergogna. Noi siamo a supporto delle persone nel momento in cui le persone hanno bisogno e noi auspichiamo, ed è tra l'altro il nostro lavoro, di farle uscire il prima possibile dal circuito dei servizi sociali, ma fino a quando una persona ha bisogno venga tranquillamente. Certamente chiedere non è mai piacevole, me ne rendo conto, perché è una cosa normale. Però, se abbiamo degli strumenti, possiamo metterli in campo, non è una vergogna, è un momento di difficoltà, lo capiscono tutti e io mi auguro che le maglie di restrizione che in questo momento ci sono, ma anche tutte quante le indicazioni che stiamo dando anche al governo centrale comincino a far respirare un'economia che soprattutto in questa città stava cominciando davvero, davvero a decollare. Il nuovo decreto, il nuovo DPCM del governo non lascia spazio a discussioni, è stato tranciante su molti temi, ma io credo che specialmente in questo periodo dobbiamo cominciare davvero ad avere coraggio e mettere in campo tutte le azioni igienico-sanitarie che ci possono consentire un percorso in sicurezza per cominciare a riaprire le catene produttive, le catene economiche che davano davvero un grosso aiuto, ma soprattutto di dignità alle persone devono essere allentate. Condivido la preoccupazione del presidente Vesnaver. Condivido la preoccupazione dei parrucchieri e degli estetisti. Come no? Abbiamo la capacità di mettere in sicurezza e di tutelare la salute delle persone, ma dobbiamo condividere questo percorso assieme al nuovo inizio di una catena produttiva che non soltanto tolga le persone dai servizi sociali, ma che faccia riprendere quota ad una città che stava davvero decollando. Allora, sì, ha toccato dei punti interessanti, infatti fra poco ci vorrei tornare un attimo, solo però le leggo questa mail, anche se penso che di conoscere già la risposta. Buongiorno, ho fatto domanda per i buoni spesa, con zero reddito, quindi non ho liquidità, però non ho ricevuto i buoni spesa, non sono stato convocato. Dove devo recarmi? Adesso io immagino che ci voglia anche del tempo per vagliare le domande. Allora, Solo settimana scorsa ce n'erano 4.000, mi pare. questa è una domanda che io quotidianamente, sono domande che quotidianamente ricevo attraverso tutti i canali di comunicazione che oggi la gente, le persone hanno a disposizione. Sarebbe importante capire quando questo signore ha fatto la domanda, perché, ripeto, noi abbiamo come un tempo 30 giorni per rispondere. In questo momento le domande sono evase circa in 15 giorni. Bisogna vedere se la persona che ha fatto la domanda è all'interno di questi tempi, se la domanda era corretta, però mi sento di dire che se non l'hanno chiamata, o la domanda
domanda è appena arrivata e quindi bisogna avere un po' di pazienza che venga processata. Se invece è già stata processata, verrà chiamato per la comunicazione di quando verrà a ritirare i buoni, oppure glieli invieremo via mail. Chiamiamo noi, questo è importante. Nessuna persona che ha inviato la domanda resterà senza risposta. O le verrà comunicato l'appuntamento per venire a ritirare i buoni, oppure le verrà comunicato in cosa è stata sbagliata la domanda, come correggerla e come inviarla. Quello che è importante da dire, perché stiamo registrando circa un 10% di persone che non vengono a ritirare i buoni, per motivi i vari, mi sono dimenticata, mi sono alzato tardi. E poi sono anche, ripeto, sono anche sincere, no? Certo, avevo appuntamento alle 9, mi sono addormentato e non sono riuscito a venire. Una delle... arrivano anche queste. Allora, niente di male, però a questo punto siete, come dire, vi ricontatteremo. Chiedo scusa. Li ricontatteremo per un nuovo appuntamento a breve, e quindi stiano tranquilli che non perderanno i buoni spesa. Il buono spesa, ok. Poi arriva sempre dalle mail, filtra un'altra domanda che riguarda le disposizioni. Quali disposizioni ci sono per i centri diurni frequentati da disabili, mi chiedono, ci chiede Maria Valeria. Allora, questo è un tema molto molto delicato. Mi assumo la responsabilità di aver chiuso i centri diurni un po' prima rispetto all'ordinanza regionale, sì. Proprio perché ero consapevole che una chiusura sarebbe stata importante. Questo ci ha permesso di non avere nessun contagiato all'interno delle nostre, delle nostre strutture, e subito dall'inizio abbiamo dato disposizione di creare dei servizi domiciliari per le persone con disabilità che ne avessero particolare bisogno, sia per le persone che frequentavano i centri diurni, sia per i ragazzi e le ragazze che frequentavano la scuola e quindi con la chiusura delle scuole non hanno potuto frequentarle. Noi abbiamo attivato quasi 400 servizi domiciliari all'interno della nostra città, che però sono stati messi un po', come dire, in difficoltà all'inizio del percorso dal fatto che i dispositivi di protezione personale non erano a disposizione del nostro personale, quindi su questo abbiamo poi dovuto rimediare con contatti via telefono, via Skype o come adesso via WhatsApp, quindi con lezioni o con supporti da remoto. Con l'arrivo delle mascherine abbiamo avuto però la difficoltà della paura da parte delle famiglie che l'operatore dovesse essere certificato esente dalla patologia e quindi dichiarato negativo dai tamponi. Questo chiaramente non siamo riusciti a farlo, quindi sì. Con qualcuno siamo riusciti a fare il servizio, con qualcuno no. Stiamo lavorando con la regione perché questi servizi che venivano svolti in forma collettiva da quando li riapriremo certamente subiranno una variazione, ci dovrà essere una forma di distanza che mette in sicurezza le persone, quindi certo. Assieme alla regione stiamo lavorando proprio per comprendere quando, ma soprattutto come si riapriranno, quali saranno le modalità che tengano in sicurezza i nostri ragazzi, gli operatori e diano tranquillità alle famiglie. È un tema molto molto delicato, certo. Sul quale ci stiamo lavorando. Io sto lavorando a stretto contatto con la regione, tant'è vero che abbiamo condiviso assieme la possibilità di far uscire i nostri ragazzi con disabilità, con problemi soprattutto di spettro autistico, di farli uscire con l'accompagnatore. Si sta pensando abbiamo il problema che non tutti i ragazzi si tengono la mascherina,
perché questo comporta delle difficoltà comportamentali e quindi stiamo lavorando assieme alla regione proprio anche per liberalizzare questa situazione. Il tema è molto, molto delicato, molto complesso, Assolutamente. ma su questo io sono davvero in prima linea assieme a tutti i funzionari della regione, assieme all'azienda sanitaria, per tentare di dare una risposta il prima possibile, perché ci rendiamo conto che la vita relazionale di tutte le persone. Noi siamo uomini e Assolutamente. donne, siamo come dire, gente di relazione, abbiamo bisogno di relazione, abbiamo bisogno di contatti umani, abbiamo bisogno di parlarci, di guardarci e probabilmente ci sarà più difficoltà nel toccarci. Noi siamo mediterranei e quindi utilizziamo Sì. molto il nostro È corpo. vero. Questo vale ancora di più per le persone con disabilità che attraverso il senso tattile, l'abbraccio e il calore delle persone, riescono a sviluppare quelle qualità che sono intrinseche nella loro personalità. Ecco, su questo stiamo, ripeto, lavorando proprio perché ci rendiamo conto di quanto sia per loro difficile. Assolutamente, è terapeutico svolgere alcune attività per disabili, ma non solo per i Ma disabili, guardi, è giusto? terapeutico per tutti. Io credo che Certo. il nostro modo di comportarci, il nostro modo mediterraneo, la stretta di mano, l'abbraccio, sono cose che fanno parte della nostra cultura, del nostro modo di essere. Non Sì. posso pensare davvero ad una comunità che non si tocchi. Questo virus ci ha imposto anche questo, ci ha posto queste limitazioni in questo momento, ci ha posto queste distanze di sicurezza che dovremo ancora mantenere chissà per quanto tempo, Eh sì. ma Ecco, per noi popolo mediterraneo è una grande sofferenza. assessore, abbiamo ancora quei 3 minuti di tempo. Volevo ritornare su un passaggio della È fase già passata 2. una mezz'ora, è È già vero, sì. passata quasi mezz'ora. Sì, beh, quando si ha tante cose da comunicare, il tempo effettivamente vola sempre. No, volevo ritornare sulla questione del governo. Abbiamo ascoltato Giuseppe Conte l'altro ieri sera. Alcuni rimarcano il fatto, forse prima avevamo fatto anche un passaggio con lei assieme, che si è taciuto su tanti fattori, su tante questioni magari, e non c'è certezza su ogni campo. Lei cosa avrebbe voluto sentire in più? Io mi rendo conto che noi abbiamo bisogno di ritornare alla normalità, questo è certo e questo sarà probabilmente impossibile. Certamente la parte economica è quella che più ci preoccupa. Mi permetto però di dire da uomo di fede che un'apertura su quelle che ritenevo potessero essere applicabili come norme di regolamento attraverso delle distanze, quindi l'apertura delle chiese e quindi la possibilità di partecipare alla Santa Messa, poteva essere un qualcosa che condividendo con la CEI e quindi garantendo da parte dei parroci o comunque Un controllo diciamo dei specifico. sacerdoti un controllo specifico avrebbe potuto essere. Abbiamo bisogno, ripeto, per chi ha il dono della fede o per chi la ricerca, abbiamo bisogno di ritornare ad avere come dire, quel minimo di speranza che anche un passaggio in chiesa e la partecipazione alla messa può garantire. E quindi avrei voluto più coraggio rispetto alla posizione economica per far ripartire questa città e questo paese, ma anche un'apertura per chi, ripeto, ha bisogno di sentirsi parte di un popolo di fede, Certo, di una un'apertura nei comunità. confronti delle sante messe. Ecco, mi rendo conto che io svolgo un ruolo laico e laico deve rimanere. Però credo che soprattutto nel nostro paese molte persone stanno soffrendo molto l'impossibilità di frequentare la Santa Messa. Allora, assessore, un'ultima domanda che le rivolge direttamente un telespettatore, in realtà rapida e specifica. Potrebbe chiedere, dal momento che sono passati 25 giorni dall'invio della domanda e ad oggi non ho ricevuto risposta, se entro 5 giorni non la ricevo, significa che i buoni non mi verranno inviati perché magari ho sbagliato qualcosa?
Allora, io credo che entro i 25, entro questi giorni, signora riceverà la risposta. Se però, Gianluca, tu hai la mail e la giri a me, faccio Certo. subito una verifica all'interno dei miei uffici. Generalmente, ripeto, nell'arco di 15-20 giorni siamo in grado di dare delle risposte. Qua può essere che sia, abbiamo quasi 4, ripeto, erano 4.000 l'altro giorno, per cui deduco che siano ancora di più in questi giorni, ma le stiamo anche processando via via che passa il Certo. tempo. Devo capire se magari qualcosa può essere anche, sì, può essere inceppato, ma se mi giri la mail rispondo io direttamente al telespettatore. Perfetto, assessore, grazie. Allora, finita la trasmissione in mattinata, provvederò così se riusciamo ad aiutare qualcuno, ben venga. Assessore, io la ringrazio, gentilissimo essere stato con noi anche per aver specificato anche a dei telespettatori alcune richieste. Grazie, assessore. Grazie a voi per il lavoro che svolgete, grazie davvero. Grazie, assessore Carlo Grilli, la saluto anche personalmente e buona mattinata. Arrivederci. Ciao, buongiorno. Grazie, buongiorno. Pronti adesso per una piccolissima pausa pubblicitaria, poi sentiamo le telefonate, continuiamo a leggere le mail, ma vediamo anche dei nostri servizi. A fra poco. Di nuovo assieme a Sveglia Trieste abbiamo anche ascoltato poco fa l'assessore Carlo Grilli, assessore dei servizi sociali, che ci ha dato alcune notizie su come stanno procedendo i buoni spesa, la consegna, piuttosto che anche le sue impressioni stesse su quanto sta accadendo adesso, a ormai pochissimo tempo da questa dichiarazione di fase 2. Allora, andiamo al telefono, poi dopo la telefonata sentiremo di nuovo quello che ha detto il prefetto ieri sera, perché non risponde soltanto sulla questione nave ospedale, come subito gli ha chiesto Marco Stabile nel TG di ieri, ma risponde anche ad alcune domande frequenti degli stessi cittadini. Vado al telefono, pronto? 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 No, non sento nessuno. Pronto? No, non sento nessuno. Allora, invito a richiamare. Nel frattempo, prepariamo la clip che riguarda il discorso col prefetto. Prima rispondo a questa mail. Buongiorno, come pensate si potranno organizzare i centri estivi e soprattutto pensa si potranno fare? Grazie e buona giornata. Ci sono già strutture che si stanno adattando per poter ospitare eventualmente persone, per esempio, penso per esempio alla ginnastica triestina, come ieri abbiamo sentito in diretta a Trieste in diretta proprio su questo argomento. Quindi sì, si sta preparando, alcuni centri estivi si stanno preparando, in questo caso per quanto riguarda la ginnastica, centri sportivi estivi, ma si aspetta ancora un via libera, in questo caso del CONI e negli altri casi ovviamente, di riuscire a rispettare i dettami per fare tutto in sicurezza. Chiaramente bisognerà vedere come procederanno queste prossime settimane. Recupero la telefonata e poi mando il servizio. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, Paolo Buongiorno. Doriano. Niente, io avrei voluto parlare quando c'era l'assessore, ora non so se la mia domanda potrà essere risolta. Riguarda il problema che avremo noi anziani stare sotto il sole in file ai supermercati per qualche mese, se le istituzioni stanno organizzando qualcosa con orari magari anticipati nelle prime ore, riservate appunto a tutti gli anziani che sotto il sole potranno avere sicuramente dei malori. E Allora, l'altro questa è una problema è per bella le persone che vanno domanda. anche a lavorare, se potrà essere riservato per loro un orario magari la sera, Ah. perché problemi ce ne saranno a iosa dopo. Questa è una bella domanda, allora grazie, ringrazio il telespettatore per averla posta, cercherò di girarla anche dopo con cui mi sentirò comunque con alcune persone che si interessano della gestione cittadina, di conseguenza è una bella domanda, potrebbe anche essere presa in considerazione man mano che si avvicini sempre di più l'estate, se staremo ancora in una condizione come tale, quindi è sicuramente un ottimo spunto da approfondire. Vediamo, anzi, sentiamo di nuovo le parole del prefetto intervistato da Marco Stabile ieri sera e dopo ci rivediamo alla fine. Diciamo, alla logistica, alla
come dire, agli eventuali contributi che tutte le componenti che operano all'interno del porto possono dare alla soluzione che la Regione e l'ASUIT ha individuato come l'unica percorribile. Quindi di fronte a questa prospettazione della Regione, a noi toccava un po' capire cosa dovevamo fare in realtà. Il primo problema che ci siamo posti è dove posizionarla. Quindi su questo si è aperto un confronto se tra area di Porto Vecchio o area di Porto Nuovo. Diciamo che prevale in questo momento l'idea di posizionarla nel Porto Vecchio e quindi la soluzione parrebbe essere la principale, quella del molo zero, molo Saipem. Però la Capitaneria di Porto su questo ha chiesto, diciamo, 24 ore, 48 ore per fare un approfondimento tecnico e quindi abbiamo stabilito di rivederci mercoledì per Certo, definire quindi in sostanza la nave ospedale arriva, c'è solo da capire se sarà il molo zero l'attracco effettivo oppure se ci sarà un altro tipo di soluzione solo per il discorso dell'attracco. Mentre vediamo anche il tipo di nave che arriva con le nostre immagini, la GNV, no? Le grandi navi veloci, no? Adesso non so esattamente il nome, lei forse sì, anzi credo proprio di sì, prefetto. Sì, adesso non mi ricordo se era Splendid, però è una delle navi del gruppo MSC e GNV, Grandi Navi Veloci. Dovrebbe arrivare mercoledì in porto, in coincidenza appunto poi con la decisione del luogo nel quale sistemarla. Bene, bene. Quindi chiaramente ripetiamo, no? Il Comitato Provinciale di Emergenza di Trieste ha autorizzato l'utilizzo di una nave ospedale per ospitare gli anziani risultati positivi che attualmente vivono in case di riposo per evitare il propagarsi del virus all'interno delle strutture promiscue, no? Quelle che tra l'altro, no, erano, come dire, caratterizzate dal fatto che nello stesso condominio, soprattutto in cui c'è la casa di riposo, molto spesso ci sono anche abitazioni private e quindi una situazione anche più difficile da contenere. La nave attraccherà mercoledì, c'è appunto da capire poi il molo. Però da quello che ho capito, tra l'altro, dovrebbero essere inizialmente una cinquantina di anziani ammalati che verranno trasferiti, giusto? Questo ci è stato riferito, 56, è il primo modulo di soggetti, di persone che dovrebbero essere trasferite sulla nave. In realtà l'autorizzazione non è del comitato, l'autorizzazione la darà il Dipartimento per la Protezione Civile guidato da Angelo Borrelli, per cui io credo che già in serata la Regione invierà al Dipartimento la richiesta per l'utilizzo della nave. Il comitato aspettava, ripeto, non autorizzare, ma valutare le eventuali controindicazioni e dall'altra parte anche individuare le possibili soluzioni. Certo, se non sbaglio, si parla di un massimo di 150, se non più, anziani a bordo, qualora ve ne fosse la necessità. Sì, si parla di 100, 170, 168 massimo, credo. Allora, innanzitutto grazie prefetto per averci precisato questi dettagli. Io le chiedo se possibile di darci una mano, come ha già fatto altre volte in maniera molto preziosa, a rispondere ai cittadini, perché con le nuove ordinanze si fa anche fatica a raccapezzarsi un po'. Parto col primo argomento. In cimitero, che è tornato a riaprire a Trieste a seguito dell'ordinanza del comune, posso andare in auto? In cimitero si può andare in auto, guardi, in realtà questo è un aspetto di difficile soluzione. Io non ho la risposta se posso andare in auto o posso andare a piedi. C'è la determinazione a riaprire i cimiteri, logicamente le direi di sì, anche se evidentemente, perché altrimenti creerei una disparità di trattamento Certo. enorme tra cittadini che abitano vicino e quindi possono recarsi e altri no. Sicuramente, come dire, è un tema che va affrontato dalla Regione in maniera uniforme. Questo è stato stamattina, diciamo, una raccomandazione che abbiamo rivolto alla Regione, al Vicepresidente Riccardi, perché quello che vorremmo evitare è che ci siano poi disposizioni differenti tra comune e comune, dove magari ogni sindaco si inventa la sua modalità Certo. di apertura del cimitero. Sul modo con cui recarsi, io penso che una volta che viene sdoganata la possibilità di andare al cimitero, certamente credo che si possa andare a piedi, in bicicletta, ma anche in macchina.
C'era un altro tema, quello del mare, perché il DPCM Conte dice chi sta al mare, no? Può andare al mare. Uso le stesse parole perché sennò vado in difficoltà. Mi è stato detto che invece il bagno in teoria non si potrebbe fare, e quindi anche noi siamo in difficoltà a cosa rispondere ai cittadini. Ma guardi, mi risulta che ci sia una faccia del governo nella quale la risposta è che si può fare il bagno, quindi direi che si può andare al mare anche a fare il bagno. Evidentemente il tema che si pone è strettamente connesso a quello del fermarsi poi sulle rive a prendere il sole o a stazionare. Questo mi verrebbe da dire che non è consentito. È consentita l'attività motoria, è consentito spostarsi, è consentito fare il bagno, ma non è consentito poi stazionare fermi sulla banchina a prendere il sole. Certo. Mi perdoni se faccio ancora una domanda, ma la gente se no poi ci dice ma perché non le fate, perché poi ci dite di sì che le fate e non le fate. L'altro discorso era apertura alla mobilità e al discorso ovviamente di fare attività, passeggiate e quant'altro, andando via da casa a piedi o in bicicletta, questo è quello che abbiamo capito noi, quindi io non posso prendere l'auto e andare a Barcola, mi scusi se torno sullo stretto diciamo cittadino e poi fare la corsa. No, questo non è possibile, bisogna muoversi partendo a piedi, al massimo in bicicletta dalla propria abitazione. Prefetto, allora io la ringrazio tanto di aver risposto a queste tre domande, perché questa edizione straordinaria odierna praticamente era incentrata su tutta una raffica di domande di questo tipo che ci hanno messo in difficoltà, perché alle volte le stesse diciamo risposte del governo piuttosto che della regione, poi dopo qualcuno le mette in dubbio e sei un po' in difficoltà poi a rispondere. E esco dall'argomento completamente diverso, l'ultima domanda, tra la giornata di ieri e oggi, se non sbaglio, ci sono stati circa poco meno di 100 rintracci di migranti sul territorio di Trieste, e quindi come dire vi siete di nuovo messi in moto anche per questa questione che nulla c'entra col coronavirus, ma che chiaramente va subito attenzionata, bisogna subito capire come sistemare queste persone. Beh, cioè, direi che c'entra anche col coronavirus, non è vero che non c'entra, perché quell'attività che abbiamo svolto ordinariamente negli anni scorsi con numeri anche più elevati, oggi ha una ricaduta ancora più, più problematica, perché dobbiamo applicare anche a chiunque entra nel paese le disposizioni sull'isolamento fiduciario, quindi dobbiamo individuare strutture per la quarantena nelle quali queste persone almeno per 15 giorni vengono isolate. Quindi l'impatto è stato in questi giorni davvero problematico. Al momento abbiamo trovato le soluzioni, mi auguro che riusciremo a farlo ancora, e mi auguro soprattutto che le autorità slovene riescano insieme a quelle croate a fronteggiare il fenomeno meglio di quanto stanno facendo in queste ore. Rieccoci di nuovo in diretta, sto leggendo le mail perché sono tantissime, veramente tante. Allora, prima prendiamo il telefono, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo farle due domande. Sì. La prima è vero che non bisogna stazionare sul lungomare a prendere il sole? Sì, è vero. Bene, la seconda è, vige sempre l'uso delle mascherine al di fuori dei generi alimentari, quindi chi va a passeggio ha l'obbligo delle mascherine? Certo, sì. Allora, nel video che voi di sera in uno dei vostri spezzoni avete mandato nel TG, della sera di ieri, sì, c'era un video dove nella spiaggia di Barcola, la spiaggetta piccola di Barcola, una signora che stazionava e prendeva il sole. Subito sì. Dopo avete mandato un altro flash di una macchina della polizia locale che transitava sul lungomare all'altezza della fontana e tre persone che passeggiavano senza mascherina e la macchina è andata avanti. Allora io mi chiedo, se questi sono i controlli che ci garantiranno l'inizio della fase 2, se questo è l'inizio, non voglio pensare come sarà più che si va avanti. Anch'io ieri, quando ho fatto un salto a Barcola, ho visto gente prendere il sole, effettivamente. Sa, è una situazione effettivamente un po' controversa. Si è fatta chiarezza solamente un po' ieri sera, dicendo che sì,
può andare al mare, si può anche nuotare perché rientrerebbe, no, nell'attività motoria in senso proprio letterale del termine, ma poi una volta che uno si ferma, o meglio, risale dall'acqua e stende l'asciugamano, ecco quello, cioè quello non può farlo, dovrebbe proprio prendere e continuare a fare attività motoria e ritornare a casa, per esempio. Effettivamente Esatto. sono comportamenti che io capisco il suo riferimento, è una questione un po' controversa, poi ci dovrebbero essere i controlli, come dice lei, di un certo Ecco, tipo. e farò i controlli. Una macchina della polizia locale che passa a fianco di tre cittadini senza mascherina e va avanti, cioè sinceramente non mi sembra una cosa tanto, Ma cioè questo infatti. gran controllo. Io lavoro a Rabuiese, ieri ho fatto la strada, sono partita da casa alle 11, Sì. sono andata a lavorare, sono ritornata alle 7 di sera e le posso assicurare che in tutto il tragitto andata e ritorno non c'era una macchina che faceva controllo. L'unica macchina che ho visto è stata quella che entrava dalla polizia locale all'interno del giardino pubblico, che è chiuso, probabilmente andavano a parcheggiarsi. Allora, se i controlli sono questi, e io le ho fatto l'esempio di Barcola perché ho visto il vostro servizio di ieri, Sì. ma se parliamo della Via Giulia, gente che gira con i cani senza mascherina, macchine che vanno su e giù, della polizia locale, parlo della polizia nostra, dei vigili, dei carabinieri, indifferente, forza dell'ordine, però le persone non vengono mai fermate. Allora è inutile che poi parliamo, fate attenzione agli asintomatici. Io posso fare attenzione, ma se uno è asintomatico e non lo sa e non usa la mascherina, c'è poco da dire, fate attenzione agli asintomatici. Certo, cioè bisogna anche fare attenzione adesso che si può andare a trovare i propri congiunti, no? Io penso al nipote che va a trovare i nonni e anche lì è Cioè una anche a me domanda la che. mascherina dà fastidio, la porto 6 ore e mezza in fabbrica, però quando esco non è che perché ce l'ho dentro la fabbrica, continuo a portarla anche fuori, tutelo me, tutelo gli altri. La gente Certo. non capisce, cercano di fare i furbi, tanto a me non mi fermano, è così. Sta a Però noi i tenere anche noi. controlli dovrebbero essere un attimino più attenti su certe cose. Non far finta di non vedere perché uno ha il cane, perché uno è anziano, non deve esserci distinzione, perché qui non si parla solo di gente giovane. Ecco. Certo, è un'ottima considerazione, signora, non posso far altro che avallarla, insomma. Va bene? Bene, la ringrazio e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Allora, cerchiamo di fare un po' di ordine, perché eccola qua, una domanda interessante. Bloccata dall'emergenza nell'abitazione di residenza nel comune di Trieste, potrò trasferirmi nell'abitazione di mia proprietà, sita nel comune di Duino o Risina, dopo che con un'autodichiarazione trasmessa al medesimo comune l'avrò eletta a mio domicilio temporaneo? Dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lettera A. Mi cita, mi cita lo stralcio dell'articolo, è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Quindi sembrerebbe di sì. Sì, è vero, anche questa è una materia controversa. Allora, anche un caso abbastanza emblematico. Infatti, credo che dovrebbero arrivare ulteriori specifiche proprio su questo argomento, perché poi il passaggio da comune a comune sappiamo che è consentito in pochissimi casi. Poi c'è il nodo domicilio barra residenza, che ne so, io per esempio sono residente a Treviso, sulla mia carta d'identità e su tutti i miei documenti c'è scritto residente a Treviso e compaio in Friuli Venezia Giulia come domiciliato, ovviamente, perché ci lavoro. Ho un regolare contratto e quindi posso rimanere qua. Posso far valere la mia residenza per tornare momentaneamente a casa. Una volta che torno ci devo rimanere, verrebbe accolta la mia domanda, ma poi devo rimanere là. Ci sono punti un po' controversi, però insomma, ovviamente dovendo fare una legge uguale per tutti, è chiaro che alcune persone con la propria situazione personale potrebbero vedere delle discrepanze proprio perché dovendo uniformare la legge per tutti quanti si potrebbe andare senza volerlo a penalizzare qualcuno perché la dicitura o non è chiara o anche se è chiara rimane comunque interpretabile, insomma, quindi sì,
bisogna riuscire anche a un po' interpretare il caso per caso, casomai chiamare i numeri predisposti, il 1500, il 112, i numeri che possiamo, l'800, 500, 300 per la protezione civile, i numeri che magari possono fornirci materiale utile per la nostra conoscenza del comportamento da adottare nel caso specifico. Quando si ha a che fare con il caso specifico, il mio consiglio rimane quello di chiamare i numeri predisposti e denunciare subito quello che si intende fare, in modo tale che se è ritenuto sbagliato, subito si può rimediare senza intraprendere quell'azione e senza incorrere dunque in sanzione. Ieri dalla vostra emittente il governatore Fedriga comunicava l'apertura alla manutenzione delle barche, ma solo nel comune di residenza, mentre oggi su Rai 3 TG regionale la notizia è che il prefetto ha deciso che si può uscire dal proprio comune per effettuare la manutenzione. Come dobbiamo comportarci? Sì, era stato detto che qualora fosse, per esempio per le questioni del a livello di informazione diportistica, se si ha l'imbarcazione in un altro comune, è consigliato chiamare qualche professionista che intervenga lui a fare manutenzione direttamente, piuttosto che rischiare di andarci noi. Torniamo al telefono, pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Salve Franco, allora, buongiorno. Allora, dottor Paladin, buongiorno a lei e a tutti i triestini. Buongiorno. Il governatore De Luca ha detto che chiuderà, se chiuderà, tutte le entrate e le uscite. Mm. Il prefetto che ho sentito adesso in replica non ha chiuso per gli 80. E cosa aspetta? Cosa aspetta 80 stranieri che arrivano e bisogna fare il tampone e questi, quell'altro, bisogna tenerli in ma cosa aspettiamo? Ma è possibile che si faccia una cosa e dall'altra parte un'altra? Mm. L'assessore Grilli diceva della Chiesa. Ma il clero non paga l'affitto, c'ha gli alimenti assicurati. Cosa vuole ancora? Che aprire le chiese perché? Perché le donne specialmente vanno lì a parlare, invece di sentire la messa, vanno lì a parlare di delle gonne, delle cose, delle confessioni delle varie situazioni di quello che ha lasciato, che ha, praticamente si è diviso, separato, eccetera. Ma cosa vogliono questi preti? Ma cominciare a tenere chiuso, in Friuli hanno detto ai tempi, prima le fabbriche e poi le chiese. Quindi la chiesa potrebbe, invece di star lì a pretendere l'apertura delle chiese, no? Star lì perché è un ricettacolo di malattia la mucchiata nelle chiese. Cosa vogliono? Siano a casa e facessero le messe come fanno per via televisiva, no? Va bene, grazie Franco da Udine, buongiorno, sempre incisivo Franco. Allora, andiamo un attimo anche a vedere quello che cui volevamo anche concentrarci prima, lo leggo dal quotidiano. Il Friuli Venezia Giulia si arrabbia, baristi, ristoratori e parrucchieri, così ci fate fallire, stop a giugno, inaccettabile, moriranno centinaia di imprese. Da Trieste pressing sul ministro Patuanelli. E noi vogliamo risentire cosa ha detto Enrico Eva proprio su parrucchieri e barbieri nella giornata di ieri. L'abbiamo intervistato e proprio di questo abbiamo parlato. Sentiamo. Imbarazzante problema degli acconciatori e delle estetiste con cui sì. Abbiamo assistito a questa data che nessuno la conosceva del primo giugno. A Trieste abbiamo 247 acconciatori e 112 estetiste, questi sono i numeri scritti in Camera di Commercio. A noi risulta assolutamente inaccettabile partire il primo giugno con la categoria acconciatori. Ritengo che gli acconciatori triestini, che si sanno distinguere per intelligenza e per delicatezza nei loro confronti, nei confronti della loro clientela, saranno i primi ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale e a far sì che l'utenza scaglionata opportunamente durante la giornata arrivi nei saloni di acconciatura con appuntamenti programmati e indossando i dispositivi di protezione individuale. Partire il primo giugno significa per la categoria dei servizi alla persona 2 mesi e mezzo di stop. Vi posso dire che un'ora fa mi sono sentito personalmente con il ministro Stefano Patuanelli, ministro triestino, con cui abbiamo sempre avuto un dialogo molto rispettoso. Gli ho fatto
presente, mi sono fatto portavoce anche di quanto la presidente degli acconciatori Maura Romanelli, che voglio ringraziarla perché è assolutamente attiva e si sta attivando sia a livello regionale sia a livello nazionale per tamponare questa emergenza, cercando di sensibilizzare il ministro che la data del 1° giugno deve essere rivista, anticipandola almeno alla data del 18 maggio, quando abbiamo appreso ieri ripartiranno i commercianti al dettaglio. Vado a leggere una mail proprio di un parrucchiere. Buongiorno, sono un parrucchiere. Se non servono studiosi, scienziati, statisti, ministri, se non serve spiegare le cose, se non servono i morti, se non serve la solitudine, i lividi sui volti degli operatori sanitari, il sudore dei ragazzi, se non serve tutto questo, riapriamo tutto, torniamo alla nostra vita di prima degli applausi, della solidarietà, dell'orgoglio di essere italiani, dei ringraziamenti agli albanesi. Torniamo subito a correre, buttiamo i sacrifici al vento, tanto noi siamo quelli in cima alla catena alimentare, noi siamo sapiens sapiens, ma voi che oggi gridate a raccogliere firme in caso di una seconda e definitiva chiusura, vi prenderete le responsabilità, ve le prenderete voi tutte, morti, economia, poveri, malati, tutto sulle vostre spalle. Questo il messaggio, la riflessione di un parrucchiere che ci ha scritto. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una persona che sono dipendente, per fortuna, lavoro magari a singhiozzo, ma lavoro. Però mi metto ai panni di persone che hanno un'attività e hanno solo quello di stipendio, e come vanno avanti. Allora, qui, vedendo le situazioni, quando chi inizia la fame, cioè non è un buon segno, perché dopo il passo, dopo la fame, c'è la rabbia, perché la gente è stufa. Sono solidale nei confronti di loro, per questo. Cioè, capisco per quanto riguarda il coronavirus, ma se non si muore del coronavirus, ci saranno ben anche altri problemi molto, ma molto più grossi. Io sono solidale veramente per tutti i dipendenti. Io sono ancora fortunata, ringraziando Dio, però veramente, cioè, non riesco a pensare a loro, veramente, non riesco a immaginare. Grazie, buongiorno. Grazie signora. C'è gente che condivide sicuramente il suo pensiero, perché a essere in difficoltà sono veramente in tanti. Rimaniamo su questa pagina che stiamo già inquadrando. Dai congiunti alle seconde case, bufera sul premier per la fase 2. Poi andremo in pubblicità. Critico anche il PD, presenta un emendamento per le messe, interviene Colao, rapida adozione di app e screening. Allora, le nuove regole. 1. Autocertificazione. Sì, gli spostamenti dovranno sempre essere giustificati con la compilazione del modulo, oltre alle motivazioni già in vigore. Si aggiungono le visite ai congiunti. Mascherine, sì, l'uso diventa obbligatorio quando ci si trova in un ambiente chiuso o in presenza di altre persone. Sono esentati però i bambini con meno di 6 anni. Il governo fissa il prezzo per l'acquisto a 50 centesimi al massimo. Visite ai congiunti, c'è un simpatico ni, c'è il via libera, ma solo all'interno della stessa regione. Resta da capire se si intende, cosa si intende per congiunti. Chi ha legami di sangue e legge, ok, ma il governo vuole estendere a persone con relazioni stabili. Per ora i criteri non sono chiari, vietate feste e riunioni familiari. Poi seconde case, un altro ni, sparisce la dicitura, vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case, ma il dubbio resta, anche un po' per rispondere alla domanda fatta tramite mail di prima. Alcune regioni come Liguria e Veneto hanno detto sì alla manutenzione delle seconde case, altre come il Piemonte vietano il trasferimento. Parchi pubblici, sì, gli ingressi saranno regolamentati per evitare affollamenti, si potranno portare anche i figli e le persone non autosufficienti nel rispetto delle distanze di sicurezza. Jogging e passeggiate, sì, via libera l'attività individuale, non in gruppo. Sarà possibile andare oltre i 200 metri da casa, chi corre dovrà rispettare i 2 metri di distanza, per chi passeggia invece è sufficiente 1 metro. Gite al mare, in montagna, nì, il principio è quello che regola le uscite di casa e gli spostamenti, solo chi risiede nei comuni di mare o montagna sarà quindi autorizzato a recarsi in spiaggia o sui sentieri. Noi andiamo in pausa pubblicitaria ancora per pochi istanti, ma poi ritorniamo fra pochissimo.
Rieccoci in diretta Sveglia Trieste, leggo una mail. Io abito in via dell'Istria, vorrei andare a trovare mia mamma di 88 anni a Roiano. Posso andare in macchina approfittando di portarle anche la spesa? Ce lo chiede Gianfranco. Ma certo che può farlo adesso. Chiaramente sì, con le dovute accortezze, eccetera, eccetera. Però insomma, mi sento di dirle sì, vada senza problemi, autocertificazione, motivazione corretta, una volta entrato in casa sempre la mascherina addosso, evitare i contatti come sono stati evitati fino adesso, insomma, a parte questo mi pare che si possa fare tranquillamente. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno Paladin. Buongiorno. Finalmente ci risentiamo. Buongiorno. Mi sente? La sento, buongiorno. Sì, allora buongiorno, finalmente ci risentiamo dopo tanto tempo. Sì. Allora io volevo dire una cosa, no? Il prefetto ieri ha detto che in cimitero si può andare con la macchina, se no c'è discriminazione tra chi abita vicino e chi abita lontano. Allora, il mare, c'è a Trieste chi abita vicino e chi abita lontano. No? Sì. La folla ieri che era a Barcola con bambini, tricicli, carrozzelle, no? Sono andati tutti a piedi, da dove? Col triciclo, con la carrozzella. E non era chiusa, quella passeggiata, quando sono stati chiusi i giardini e i parchi, era stata chiusa con un bel divieto d'accesso davanti. Allora, se è stata aperta quella passeggiata dove ieri c'era una folla, no? Ho visto sul piccolo la fotografia, no? Sì. Ecco, allora si potrebbe anche aprire i parchi, perché gli anziani che stanno lontano dal mare, lontano dal carso, anche se Polidori ieri ha detto che il carso è libero, non è libero niente, perché in macchina non si può andare, non si può muovere la macchina per andare a fare attività motoria. E non credo che l'attività motoria sia solo una facoltà dei runner o dei ciclisti o queste cose qua. Gli anziani, come certo, i bambini, devono anche muoversi, eccolo. Allora, c'è una discriminazione di base sugli anziani, e non parlo dei bambini, perché veramente gli anziani dovranno stare chiusi ancora una settimana e forse anche più, dopo vedremo le seconde aperture o d'altro, nelle case, perché non possono muoversi, ecco. Certo. E i bambini, le visite ai congiunti, no? Ecco, sì. C'è da dire, ecco. Allora, io ho due nipotine che abitano fuori il comune di Trieste. Mia figlia ha detto, il giorno 4 vengo. No, non venire, perché dopo mesi che non le vedo, può essere istintivo abbracciarsi e darsi un bacio, giusto? Certo, eccolo. Certo. Allora è meglio che siano a casa loro e io sto avanti a casa mia, eccolo. Grazie. Se lei può riuscire giustamente a resistere, ecco, ancora un po', forse è meglio, certamente. Ma sì, ma per forza, Paladin, perché non è possibile i congiunti, eccolo, ci sarà un'altra autocertificazione, le appenderemo, mi scusi l'espressione scurile, le appenderemo nel cesso, ecco, come si dice a Trieste, perché non è possibile tutte queste autocertificazioni. Grazie. Grazie a lei, signora, una buona giornata e felice di averla anche risentita. Allora, leggo, poi adesso fra poco mandiamo anche il servizio dei cimiteri che vedo sotto in preview. Conte, tornassi indietro, rifarei tutto, rischiamo il contagio irreversibile. Queste le parole con cui insiste il premier Giuseppe Conte per far capire che attenzione, va bene che stiamo riaprendo un po', però non esageriamo, perché non vogliamo un ritorno di fiamma del contagio con la curva epidemiologica che, se dovesse rialzarsi, chiaramente farebbe ripensare un po' tutto. Allora, grazie a Massimo della regia che ha preparato il servizio proprio sull'apertura dei cimiteri, uno dei luoghi dove adesso si può andare. Vediamo. Signora, buongiorno, finalmente si può tornare in cimitero, la vedo con una rosa. Sì, finalmente sì, infatti. Non ho potuto neanche andare da mio marito, che è morto 9 mesi fa. Era un po' dura, sinceramente.
Per molti è stata una vera sofferenza non poter portare un fiore sulla tomba dei propri cari durante l'emergenza Covid. Ecco perché da questa mattina alle 7.30 sono stati in molti ad approfittare della riapertura dei cimiteri. Organizzazione perfetta, Sant'Anna, cancello principale chiuso, si entra dalla porta laterale per consentire agli addetti la verifica delle misure di protezione personale, mascherina e guanti monouso addosso, come in supermercato, rispetto delle distanze interpersonali, almeno un metro, e divieto di assembramenti. Da tanto tempo attendeva di andare a portare un fiore? Sì, è vero. Tanto tempo, da 2 mesi che non usiamo, perché c'ho la zia, i zii, diciamo, qua. È importante portare almeno ogni tanto, non tanto spesso, no. Aspettavamo, sì, perché abbiamo avuto la perdita di un ragazzo giovane, soprattutto mio figlio, 39 anni, quindi aspettavamo. Di solito ogni secondo giorno eravamo qua e quindi aspettavamo con ansia questo momento. È importante anche questo, no? Sì, per fortuna ci è mancato molto, insomma, non si risolve niente però. Ritorno al lavoro anche per le fioraie che operano nei chioschi esterni di Sant'Anna. In effetti i fiorai erano già autorizzati in precedenza ad aprire, ma ovviamente finché il cimitero era chiuso non avrebbe avuto senso per queste lavoratrici, che rappresentano anch'esse una di quelle componenti tipiche della triestinità. Oggi fortunatamente segava rado che oggi il cimitero si sta aperto, fortunatamente, e la gente già comincia a fluire. Speriamo ormai di andare sempre meglio, insomma. Finalmente, sì, sono contenta. Abbastanza bene, perché è venuta poca gente, però è certo abbondante. Quindi siamo abbastanza tranquille. Finalmente. Contente? Beh sì, che voleva, no? Un po' di aria, di respiro. Ma i fiori manca, per dire la verità, perché fino adesso i grossisti lavoravano con i negozi e domani comincerà c'è roba anche per noi. Dicono che mancano un po' i fiori, però voi siete qua. Sì, in settimana penso che pian piano comincia a arrivare tutto, anche i nostri grossisti arrivano ad avere completamente tutta la merce. E ecco. C'è anche la mascherina colorata. Eh sì, per distinguermi. Leggo dalle mail, il prefetto ha appena detto che si può fare il bagno in mare come attività motoria, ma non si può prendere il sole. Allora, visto che non si può usare la propria auto per andare al mare, dobbiamo avviarci a piedi o prendere i mezzi pubblici grondando acqua, ci scrive Anna. È una giusta osservazione. Certo è, non poter prendere la macchina è comunque limitante, quindi anche un po' fatto apposta per evitare che la gente a questo punto esca, sostanzialmente, immagino. Andiamo a, tra l'altro, rispondo anche subito a una domanda che avevo visto prima tra le mail, ma l'ho persa. Comunque chiedeva dei parchi pubblici. I parchi riaprono il 4, quindi si potrà ritornare a passeggiare all'interno delle aree verdi e dei parchi. Torno al telefono, pronto? Buongiorno, sono Pamela. Buongiorno Pamela, salve. Quanto tempo, eh sì. Fa piacere. Buongiorno. Poter parlare con lei questa mattina. Prego, mi dica sì. Tutto. Buongiorno. Niente, riscontro comunque, sono una che valuta un po' anche le telefonate che ricevete, i pensieri delle persone, della cittadinanza e tutto. E mi fa specie che dopo 2 mesi di duro sacrificio per tutti quanti si debba ritornare a pensare di essere degli individui liberi, di potersi contagiare nuovamente e per una settimana in più che magari si chiede un po' di responsabilità ancora, si rischia che questa settimana in più o due ci compromettano completamente l'estate, perché è chiaro che se l'apice risale dei contagi, noi ci ritroveremo che anziché avere luglio e agosto la possibilità di poter uscire più liberamente, entrare nella fase 3 e via dicendo, ci ritroveremo di nuovo nella fase 1. È un rischio, sì. No, è un rischio molto plausibile, visto che comunque chiunque ha intrapreso, tutte le nazioni che hanno intrapreso questa scelta troppo velocemente, hanno avuto tutti quanti un incremento di nuovo di contagi.
E stiamo a vedere, io a questo punto qui, sentendo tutto questo egoismo, non tutti, per fortuna c'è anche chi ha un po' di sale in zucca e capisce che ha fatto un sacrificio fino a questo punto qui, una settimana in più, due settimane in più non fanno la differenza. Lei dice si può resistere ancora un po', vale lo sforzo? Si può resistere ancora un po', ormai si sa che la crisi economica c'è ed è mondiale. Non sarà una l'attività che chiuderà, ma ce ne saranno tantissime. Era già previsto tutto ciò, perché una cosa del genere è una questione talmente grave che purtroppo porterà conseguenze, si sapeva, però c'era da fare una scelta, o la vita o gli affari. Allora io capisco che ci sono moltissime persone egoiste che pensano solo a se stessi, lo abbiamo visto, chi si mette in spiaggia a prendere il sole, chi addirittura ruba la fila, c'è anche chi ruba il posto nella fila della spesa. Ci sono dei caratteri purtroppo che spiccano per egoismo e per proprio tornaconto, che abbiano degli interessi economici o meno, sono proprio questioni caratteriali. E questa cosa qui farà sicuramente sì che questa linea si innalzerà. Quindi cosa vuole che le dica? Io continuo nel mio e sono rispettosa delle regole, io ho questa caratteristica qua, non penso a me stessa, penso a tutti. Brava, ed è giusto, anzi grazie per la riflessione condivisa, a cui non si può dire molto effettivamente. Certo, bisogna essere anche un po' fatalisti, ma speriamo insomma che le cose vengano tenute sotto controllo. Guardi, le dico che gli altri escano, che aprano, che facciano tutto quello che gli pare. Però quando ci sarà la fine... No, non lo dica, la prego. Io voglio un'autocertificazione di questo tipo invece, capisce? Ho nome capito. E cognome. Pamela, devo salutarla perché la pubblicità mi sta veramente graffiando le scapole. Devo assolutamente salutarla. Però grazie per aver condiviso questa riflessione con noi. Una buona giornata, Pamela. Allora, piccolo break pubblicitario, poi sapete che saremo assieme ancora fino alle 10. A fra poco. Trieste, allora vi faccio vedere un video, perdonate l'immagine, è capovolta, bisognerebbe tipo guardarlo così, ma perché chiaramente poi ci è stato mandato il video, è stato fatto col cellulare girato, però vedete qua al centro c'è l'Ursus che viene trasferito, si sta muovendo, il movimento è molto lento, ma c'è un trasferimento dello storico Ursus, perché chissà perché lo stanno spostando, ce ne faremo un'idea fra poco, immagino, a breve speriamo, quindi vedremo anche di capire nelle prossime ore il perché dello spostamento dell'Ursus, del video che ci è arrivato pochi istanti fa. Torniamo in studio, vediamo se c'è qualche telefonata. Pronto? 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 Pronto, buongiorno. 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 Come vai te? Mi dica. Mi sento niente comunque. Pronto. Dunque, volevo sapere se c'è qualche disposizione per l'ordine dei dentisti. La mi senti lei? Sì, la sento. Per l'ordine dei dentisti? Sì, perché ultimamente mi sono andato, diciamo così, per fare un nocciolo. Non mi ha mai nessuno mi ha preso una temperatura, non ho visto, diciamo, quei camici sono monosbuso, qualche mascherina sì, qualche mascherina no. E so che mi guarda così con essere fatto, però no, questo succede. Gente che viene su e do. Senza salari. No, beh, ma allora certi interventi sono permessi se sono gravi, urgenti, assolutamente. Sì, poi, sì, insomma... guardi, se come la ripiazza unità, è uguale. È come la telefonata che abbiamo ricevuto prima, dove. Sì, non voglio essere drastico, però diciamo, siccome che c'è tanto. Sì. E poi l'ordine, diciamo così, apertura, chiusura o cose, diciamo, non so, dei capitolati. Non esiste niente proprio.
Guardi, purtroppo fare chiarezze in questo contesto è assai arduo. Per noi giornalisti lo è ancora di più, sa perché? Perché dovendo dare tendenzialmente risposte possibilmente precise e non fuorvianti, anche noi dobbiamo ragionare molto quando vediamo certe disposizioni, perché poi ci si presta anche interpretazione, no? Certo, lei ha pienamente ragione, però sa, va tutto bene finché va bene. Insomma, sì. Che, insomma... Per questo invitiamo tanti ospiti a parlare, perché così le cose vengono raccontate da tutti i punti di vista. Grazie, la saluto, una buona giornata. Allora, ho visto sotto preparato, tra l'altro, il successivo servizio. Ieri abbiamo fatti realizzati veramente tanti, anche erano tante le presenze che si sono unite a noi nella nostra diretta straordinaria, tra cui anche parlando con la FIPE e la questione degli esercenti commerciali. Versnaver è stato anche a tratti molto duro sulla questione, rivediamolo. Conte ieri nella sua conferenza stampa ha aperto al ripristino delle attività come bar e ristoranti in maniera ordinaria, seppur poi con tutti quelli che saranno i criteri delle distanze e delle precauzioni igienico-sanitarie dal 1° di giugno, una data che lei interpreta come? Ma io personalmente dico, se ci facevano aprire prima era meglio. I nostri problemi inizieranno appena con le riaperture, perché i nostri dipendenti intanto sono tutti in cassa integrazione, dovremo farli lavorare a rotazione, oppure se la cassa integrazione non verrà spostata e rimandata, coperta più in là, dovremo licenziarli. Poi è una vergogna, oltretutto i nostri dipendenti a oggi non hanno preso ancora un soldo di cassa integrazione. Dopo 2 mesi e mezzo di chiusura, noi non abbiamo incassato un euro, non abbiamo soldi. Ci stanno spostando tutte le utenze, tutti i pagamenti comunali, tutte le tasse, tutti i mutui. A settembre-ottobre, non riusciremo a pagare niente. Quindi è una situazione paradossale che il nostro governo, lo Stato, chiami chi vuole, d'accordo, non ci viene incontro, non ci sta aiutando niente. Non dobbiamo pagare il suolo pubblico e neanche la TARI in questo periodo di chiusura, assolutamente. Stessa cosa vale per l'utente. E poi, alla fine, gli affitti, no? Adesso stanno zitti, però prima o dopo busserà la porta, ci diranno, signore Zave, signori, quando cominciamo a pagare l'affitto? La vedo nera, nera e nerissima, turismo non ci sarà, gente da fare non ci saranno, quindi signori miei, di cosa stiamo parlando? Il signor Conte poteva farci riaprire anche subito a questo punto, adesso tra un mese, anche se dipende da lui, dipende da questi geni, io chiamo i geni, no? Di questi scienziati che prima dove cavolo erano prima della diffusione del virus, adesso però loro consigliano il governo a dire dovete chiudere, dovete essere tutti chiusi, sarà una ripartenza frenata al 30% e poi tu vorrai nel mio ristorante e io ti serverò con tanto di mascherina, tanto di guanti. Ma tu ci verrai nel mio ristorante? O ti sembrerà di essere in una, purtroppo in questo periodo in un ospedale che è meglio non nominare? Ma ti va a venire a cena da me che io non posso neanche parlare con te, tu cliente, io voglio dialogare con te, no? Io con la mascherina, con i guanti, eccetera. Signori miei, purtroppo, ma va bene, noi i sacrifici li facciamo. Ma non dobbiamo fare solo noi sacrifici, quindi noi facciamo i sacrifici per mantenere prima i nostri dipendenti, prima di tutto, perché per il momento i nostri dipendenti ci stiamo pensando noi, non lo Stato, è una vergogna. Non le ha mica mandate a dire il presidente della FIPE, Bruno Versnaver, sull'argomento. Leggo dalle mail. Buongiorno, 2 coniugi possono uscire contemporaneamente con la stessa automobile per effettuare 2 commissioni diverse. Ma voi mi volete mettere proprio in difficoltà con le risposte. Allora, facciamo chiarezza. Ci chiede Erika questa cosa, borderline.
Cerchiamo di interpretare. Dovete fare due commissioni diverse, siete marito e moglie. Ok, allora, innanzitutto sapete che all'interno della stessa automobile possibilmente bisogna stare distanti, quindi uno davanti e uno dietro. Poi, se ci si può muovere da soli, è preferibile farlo da soli. Se la persona può fare entrambe le commissioni da sola, secondo me che le vada a fare da sola. Poi, se questo non è possibile, per qualsiasi motivo, allora credo che l'andare in macchina di per sé, se con la mascherina quando siete dentro nella macchina, uno davanti e uno dietro, è anche possibile. Poi è chiaro che nel momento in cui ci si ferma e si entra nell'esercizio commerciale, lo fa solo una persona e l'altra aspetta in macchina, casomai, non tutti e due assieme. Questa è la risposta che mi sento di dare. Vado al telefono, pronto? Pronto? Sono in linea? Sì, buonasera, buongiorno, pronto? Sì, niente, io sono Walter e sì. Volevo intervenire un attimino su questa, su certi argomenti, su un paio di argomenti, no? Sì, parli più forte perché sento molto basso, Walter. Ah, ho capito, va bene, un attimo. Eccolo, allora, okay. Io volevo dire una cosa, no? Che ho già parlato anche ieri ben due volte, appunto, per arrivare a capire come mai i diportisti possono andare a fare i lavori sulle barche, mentre chi ha il camper o la roulotte deve fare comunque dei lavori per ripristinare la stagione, varie cose, non è stato menzionato. Adesso avevo visto che c'era appunto il prefetto che aveva dato addirittura il nulla osta per poter andare nel comune, in un altro comune, perché la barca uno magari ce l'ha a Muggia o ce l'ha a Sistiana o a Grignano, no? Sì. Eccolo. E praticamente, cioè, a Duino, diciamo, per capirci. E, però non ho sentito niente appunto per quanto riguarda queste persone che hanno il camper o la barca o la roulotte, no? Quindi siamo più o meno sulla stessa linea, no? Ecco, lo volevo sapere, visto che c'era il se si può avere delle delucidazioni perché questa discriminazione di questo tipo, insomma, eccolo. Perché non vedo logica perché uno possa andare a farsi la barca e uno che c'è il camper 60 giorni fermo e senza vederlo, con delle bombole, con delle anche forse perdite, chissà, no? Non può andare a controllare, non so, un vetro rotto, chi lo sa, qualsiasi cosa, no? E siamo, certo. Siamo stati praticamente sequestrati da questo governo per ragioni ben valide, però senza poter dire niente, eccolo. Già il fatto di non poter usare la propria macchina, essendo obbligati a pagare una tassa di 12 mesi con l'assicurazione di 12 mesi, cioè è un abuso proprio dello Stato, non dello Stato, ad essere chiaro, del governo, di questo governo che non sa prendersi le responsabilità. E parlo direttamente di chi è al governo, che delega a varie associazioni sanitarie il suo potere, no? Cioè, non si prende la responsabilità di dire una cosa o l'altra. Cioè, va bene, parla, dobbiamo salutarla perché c'è la pubblicità. Grazie, sì. Buongiorno. Allora, considerazioni giustamente come quelle di tanti altri telespettatori. Andiamo in pubblicità fra poco, ma prima, visto che le ha nominate, leggo anche una mail in tema sul questione diportistica. Sono consentiti i lavori di manutenzione sulle imbarcazioni da diporto ormeggiate in un comune diverso da quello di residenza? Sì, tali attività sono autorizzate sia per gli artigiani che per i proprietari. La permanenza deve tuttavia limitarsi al tempo strettamente necessario lo svolgimento dei lavori. Cordiali saluti Elena, che ringrazio perché avevo dato prima un'informazione tra l'altro parziale, ma sapete che in mezzo a tante notizie, tante cose da comunicare, un po' a volte ci si confonde anche. Allora, quello che ha detto il telespettatore, la prima parte, sul governo non mi esprimo, quello che ha detto nella prima parte, chiaramente sono questioni abbastanza borderline, perché discriminiamo i proprietari di quei mezzi piuttosto che di altri? È come le domande di prima, perché posso andare a fare il bagno ma non posso prendere il sole, cioè apparentemente sembra che non abbiano senso, è chiaro che comunque è una situazione ovviamente interpretabile. Allora andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra pochissimo. Le 4.
Allora, rieccoci, fra un attimo la telefonata, prima recupero qualche mail, così anche per chi ha chiamato prima per quanto riguarda la questione dentisti. Come detto prima, buongiorno, per quanto riguarda i dentisti possono tenere aperto solo per le urgenze, previo appuntamento telefonico, questo lo sappiamo. Il mio dentista, ci dice la telespettatrice, sulle norme di prevenzione è precisissimo, fa mettere anche il copriscarpe a calore automatici. Ah, una specifica che vi prima... quando parlavamo degli spostamenti in macchina, ovviamente tra congiunti ci si può sedere vicini assieme, errore mio, chiedo scusa, un po' di confusione che in questo contesto ci può anche stare, mentre quindi i congiunti, chi abita assieme, chi è marito e moglie, può andare in giro con la macchina tranquillamente senza tenere quelle accortezze di chi va in taxi tra persone che non si conoscono, per esempio, quindi distanze massime, eccetera. Per quanto riguarda il discorso Ursus, viene mosso per una manutenzione che era prevista. Ci arriva la notizia che poi sarebbe anche confermato invece l'approdo del Molo Zero per quanto riguarda la nave ospedale. Questi sono gli ultimi aggiornamenti che vi volevo dare. Fra pochissimo, tra l'altro, non subito, fra un 10 minuti ci sentiremo anche con Adriano Sinkovic della SP, segretario pensionati italiani CGL, il segretario generale, proprio per capire, anche per sentire un po' le opinioni e le attività che ci sono in questo momento e ciò che anche lui ci illustrerà. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno Paladini, sono Diego. Buongiorno Diego. Allora, io chiamavo per due brevissime segnalazioni. Una l'avete già data in diretta voi. Io ho assistito allo spostamento della Ursus con due rimorchiatori, una poppa e una prua. Sì. Ed è stata una bella immagine vedersela sfilare davanti a Piazza Unità, insomma, anche in una bellissima giornata tra l'altro. Mm. Mi chiedo che fine abbia fatto Di Finizio, se Di Finizio è ancora sopra l'Ursus o se è stato trasferito da qualche altra parte. Ma guardi, in realtà non saprei, non me ne sto occupando, no? Beh, lo chiederemo al sindaco, dai, visto che... Dai, visto proveremo a informarci, sì. Poi dai, l'altra cosa che volevo invece segnalarvi è un caro amico che, tra l'altro, beffa del destino, è dipendente regionale. Okay. So che ha cercato di mettersi in contatto con voi ieri, ma non c'è riuscito, visto che le linee sono intasate. Ha trovato la spiacevole sorpresa, e parliamo di zona Viale d'Annunzio, la parallela esattamente di via Sette Fontane, di cui non ricordo mai il nome, nel condominio ha trovato la spiacevole sorpresa di vedersi danneggiate le cassette della posta per sottrarre le mascherine, proprio le mascherine regionali consegnate dalla Protezione Civile. Questo è successo ieri mattina, ripeto, zona parallela di via Sette Fontane, scusa se non mi ricordo il nome della via. È stata una spiacevole sorpresa che così l'ha lasciato amareggiato, proprio perché in questo periodo, parlando di mascherine, ed in un momento anche in cui si trovano tranquillamente nelle farmacie, dimostra che non tutti hanno il senso civico del momento, insomma, ecco. Non aggiungo altro e quindi... No, mi serve che mi sa che è molto chiaro l'episodio che ha raccontato, è spiacevole d'altronde. E credo si ripeta anche in altre zone della città. Purtroppo ci sono stati altri casi, sì, è vero. È vero. Ecco, tutto qua. Vi saluto e vi auguro buon lavoro. Arrivederci Gianluca. Grazie Diego, una buonissima giornata. Grazie per aver chiamato. Ordunque, leggo una mail. Ci è appena arrivata. Prendere il sole non è solo per abbronzarsi. L'elioterapia è una scienza naturale, conosciuta e riconosciuta da tutti. I suoi benefici sono determinanti per la salute di tutti. Stessa cosa vale per i bagni al mare. Quindi inutile parlare di salute quando non si vietano a prescindere e non si danno soluzioni in merito. Grazie. Cosa vuole che le dica? È un'ottima riflessione anche questa, è anche più che giusta. Io mi metto nei panni di chi sta decidendo e penso che per dare regole univoche qualcuno viene anche deluso. Però la legge non la faccio io. Certo, è vero, fa bene prendere il sole, ricco di vitamina D, antidepressivo naturale, di conseguenza prendere il sole quando si può fa solo che bene. È chiaro che poi... se si può trovare l'alternativa di prenderlo a casa propria per il momento in cui per ora non è possibile farlo in maniera classica, che potrebbe generare anche assembramenti se ci pensate, perché se io decido che vado a Barcola a prendere il sole e insieme a me lo fanno altre 1000 persone,
può essere un problema. Invece nuotare, uno va a nuotare, ma poi non è che sta 5 ore in acqua, prima o poi deve uscire. Quindi è meno garantita la permanenza fuori casa quando uno nuota, perché a una certa esce dall'acqua, e invece uno può anche volendo stare a prendere il sole leggendo un libro per ore e ore e ore. Forse la ratio può essere questa, ma la stavo proprio andando a cercare io, insomma. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi concesso due chiacchiere. Allora, volevo solamente fare una domanda, ma adesso ho sentito che avete appena affrontato proprio l'argomento sul fatto che io posso andare, ho chiamato ieri in diretta, ieri mattina, proprio per le nuove disposizioni di Fedriga, ecco. Allora, ho chiesto se posso andare in bicicletta in costiera o a barco, mi è stato detto di sì. Ok, sì. Bene. Ho chiesto anche se, visto il nuovo decreto e concessa l'attività motoria, se posso buttarmi in acqua, farmi una nuotata e andare via. Siccome per me, io la trovo un'attività motoria sicuramente. Sì. E mi è stato detto di sì. Ho un carissimo amico vigile urbano, io ho provato a sentire anche lui, perché cerco di sentire sempre più campane. Certo. Lui come risposta mi ha detto no, non si può nuotare. Io faccio, ma scusi me caro, ma perché no? Essendo un'attività motoria, perché non posso nuotare? Risposta sua, perché non è ben definito sul decreto. Allora io mi domando, vissuti questi decreti, bisogna scrivere tutti gli sport che si possono fare o chi ci ferma deve anche usare un po' di, come si dice, intelligenza, no? Perché insomma certe cose per me sono scontate, perché ripeto, come state dicendo, non è che mi metterei a prendere il sole, anche se tra virgolette io sono contrarissimo, perché se stiamo a distanza di sicurezza non vedo perché no. Comunque, buttarmi in acqua, farmi una nuotata, venire fuori, asciugarmi e ritornare in bicicletta verso casa dopo una bella sudata, la trovo una cosa molto logica. Punto 1. Dopo volevo fare un'altra domanda. Ho sentito prima il signor Vesnaver che era abbastanza arrabbiato, lo capisco benissimo. Ho tanti amici che penso che purtroppo, se vanno avanti così, dovranno chiudere le loro attività e licenziare anche tanto personale. Una domanda. Allora, se ho ben capito, nei locali pubblici che hanno una tot metratura potranno entrare una persona per volta. Bene, io faccio una domanda. Quanti metri quadrati ha un autobus? È già stata fatta questa domanda ed è... Scusami, non l'ho sentita, però... Certo. Però, cioè, voglio capire... Lei dice in autobus possono entrare fino a metà delle persone per la capienza del bus, bravissimo, invece... Esattamente. In un esercizio commerciale, uno alla volta, vado, esco ed entra un altro. Bravissimo, bravissimo. Perché li mettono i panni di questi poveri disgraziati. Io ormai li definisco disgraziati, perché a un certo punto sono veramente messi male, perché non incassano da due mesi. E come ha detto prima Vesnaver, certi pagamenti non è che sono stati aboliti, sono stati spostati. E giustamente loro a settembre con cosa pagheranno tutte le spese che dovranno fare? Perciò trovo alquanto inadeguato, scusatemi se mi permetto, questo governo, perché sinceramente hanno fatto un pappazzone di decreti che sinceramente dovevano essere per me, da ignorante, visti in maniera diversa. Ok. Perché, ripeto, lo trovo veramente tragicomico, scusami se mi permetto, è tragicomico, perché veramente certi decreti e tutte queste persone che sono a casa, non so come faranno a sopravvivere. Guarda, io fortunatamente lavoro in una grande azienda in cui la cassa integrazione ci anticipano loro, perciò mi ritengo molto fortunato, però conosco gente che sono in cassa integrazione da due mesi, non hanno percepito ancora niente. Dopo ci sono sempre le persone che hanno percepito i 600 euro, perché ripeto, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, a qualcuno è arrivato, per l'amor di Dios, però la faccenda qua per me doveva essere affrontata in maniera diversa e molto più seria. Ho capito. Beh, grazie per aver condiviso la riflessione, alla quale, come le altre, posso solo che avallare alcune cose che ha detto, che sono sicuramente... Risponderei come ho già risposto prima. Grazie per la chiamata. Allora, a brevissimo sentiremo Adriano Sinkovic, Speech IGL. Mandiamo intanto il servizio anche simpatico di Andro Mercù, che imita Giuseppe Conte, e poi ci rivediamo dopo. Io ti rispondo così. Ah, ecco, benissimo. Ecco, non praticamente. No. Devo dire che Conte è bravissimo,
perché non dice mai nulla. Cioè, cosa ha detto Conte? Ti faccio l'esempio del campionato italiano di calcio, che è quello che interessa di meno, perché ci sono altre cose più importanti, anche però se tanti interessa. Un'industria che certo, fattura tantissimi soldi. Infatti. Però lui dice, sì, il calcio riaprirà, ci si potrà allenare il 18 maggio, ma non è sicuro. Ok, quindi boh. Cioè, quindi in sostanza quando lui incomincia a parlare, parla, in sostanza non dice nulla. Non so, ti faccio un esempio. Sì. Ben ritrovati, eccoci alle nuove misure, dato che abbiamo appena firmato un DPCM, che si mangia tutte queste, tutto impastato, si mangia le parole, le sillabe, non si capisce mai niente, sembra sempre un po' sbronzo, non lo è, per carità, però sembra. Però insomma, no? Avete fatto anche una scenetta, mi ricordo, una bella scenetta insieme in cui qualche dubbio c'è rimasto, no? No, vabbè, scherziamo. No, ecco, quella volta devo dire, nonostante fosse al Vinitaly, era sobrio. Era sobrio, ok, tu il ce lo confermi. Il dubbio può venire durante questi collegamenti e questi video party notturni in Facebook e anche su Rai 1, devo dire, quindi TV di Stato, figuriamoci, in cui parla e non dice nulla. Per esempio, e carissima Bucarella, col ministro Gualtieri, col ministro Speranza, e Speranza è sempre l'ultimo a morire, quindi lui è una botte di ferro, diciamo così, abbiamo lavorato intensamente per varare subito dei nuovi provvedimenti. Si tratta di una serie di misure misurate, anticicliche, espansive eppure contenitive, che potranno venire incontro alle esigenze dei cittadini bloccati in casa da 47 giorni, pur contemperando gli interessi non procrastinabili dell'Europa, che si pone in una posizione antagonistica eppure amicale rispetto alle norme condivise e fissate. Cosa ha detto? Tutto il contrario di tutto, insomma, dai Andro, mi pare di capire. Sì, non si è capito molto bene. Io penso veramente che a tal punto la prudenza è giusta, però se non ripartiamo mi sa che non si muore di virus ma si muore di fame, tutti quanti. Rieccoci in diretta Sveglia Trieste per gli ultimi 10 minuti assieme in compagnia di Adriano Sinkovic, segretario generale pensionati CGIL. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora, ovviamente l'argomento, anche la presentazione dei servizi, anche che si stanno attuando proprio in questo periodo, data anche l'emergenza coronavirus. Tanti cittadini che manifestano preoccupazioni, tanti anche i pensionati che hanno molte domande a cui vogliono risposta. Ma cosa possiamo dire quindi su come si sta preparando la situazione per coloro che appartengono a questa classe? Ma guardi, sicuramente siamo in una situazione molto straordinaria e inusitata, insomma. Questo ha colpito tutta la popolazione e la popolazione più anziana, che spesso è più fragile, non sempre, spesso è più fragile, sì, soffre ovviamente di mille difficoltà che noi tra l'altro in queste settimane abbiamo anche raccolto attraverso una serie di servizi che abbiamo organizzato di ascolto e di aiuto ai pensionati, ma anche ad altri cittadini che si sono rivolti ai telefoni, ai numeri di telefono che abbiamo messo a disposizione. Ovviamente la struttura sindacale, come gran parte delle strutture economiche e sociali, sono chiuse per appunto le disposizioni di legge governative. E però abbiamo mantenuto un collegamento con e garantito una serie di servizi ai nostri iscritti, in primis a quelli che ci sono rivolti a noi. Insomma, lo abbiamo fatto attraverso due telefoni dedicati come sindacato pensionati italiano della CGIL, nel quale grosso modo in queste settimane abbiamo operato circa 200 interventi di assistenze a domande o a problematiche, che le più varie le,
e le più trasversali. Le più frequenti anche, certo. Sì, cioè nel senso che c'è gente che ci ha chiesto di capire come poteva essere aiutata per la spesa, a gente che aveva pratiche previdenziali più o meno urgenti da svolgere, a gente che chiedeva informazione, come normalmente succede al sindacato, sui 1000 adempimenti che un cittadino deve svolgere, quindi anche un pensionato. Penso ad esempio alla situazione complicatissima della prossima campagna fiscale, insomma, no? Gli anziani sono persone molto ligie, diciamo, agli obblighi, ai compiti, certo. E quindi si preoccupano molto, per esempio, di questa cosa, della campagna fiscale, della sua organizzazione e dei suoi, diciamo, adempimenti. Insomma. Infatti le domande più frequenti che rivolgono anche a noi, poi anche lei mi dirà se sono le stesse, sono proprio questioni di pagamenti, questione di stare attenti ad alcune scadenze. Tante sono le domande dei pensionati di questo tipo, proprio perché non ci si può muovere di conseguenza. Sì, diciamo che c'è una larga fetta di pensionati che non hanno la dimestichezza e l'uso dei strumenti informatici e quindi per esempio l'uso dei pagamenti telematici attraverso le banche, no? Ad certo. Esempio, o cose similari, no? E quindi diciamo che queste preoccupazioni sono effettivamente molto, molto presenti. Insomma, ecco, noi abbiamo dato indicazioni a dove rivolgersi, come risolvere alcuni problemi. In qualche caso abbiamo organizzato anche interventi mirati. Devo dire, diciamo, soggettivamente molto rilevanti, perché quando si riesce a risolvere il problema di una persona anziana che è praticamente chiusa in casa e fare arrivare la spesa, credo che siano elementi umanamente molto, molto importanti, insomma. Ecco, e si mantiene anche il rapporto interpersonale, che non è da poco. Beh, guardi, da questo punto di vista del rapporto interpersonale, noi abbiamo fatto un po' di cose, nel senso che noi abbiamo circa 10.000 iscritti nel nostro territorio. Ovviamente non tutti sono attrezzati attraverso il computer e i telefonini, però circa 3.000 iscritti noi abbiamo mantenuto un contatto, diciamo, settimanale con dei messaggi dei quali appunto abbiamo avuto anche riscontri, sia per le indicazioni dove rivolgersi, no? Abbiamo dato indicazioni, sia dicendo loro, insomma, un po' di sostegno, insomma. E poi un servizio di email più mirato a quelli che ce l'hanno, che inviamo 2 o 3 volte alla settimana, una sorta di notiziario che è fatto di notizie sindacali più generali, ma anche di notizie specifiche. Abbiamo fatto una piccola guida per raccogliendo tutte le notizie comparse sulla stampa o ufficiali, diciamo, dai vari siti, in cui abbiamo dato indicazioni ai nostri iscritti per come risolvere e come intervenire per una serie di problemi, insomma, dalla nota questione del pagamento delle pensioni e l'apertura delle poste, alle banche, agli orari delle banche, agli orari dei sportelli, quelli aperti ancora, dei servizi sociali o dei servizi sanitari e così via. Insomma, abbiamo fatto un servizio, come probabilmente altri soggetti, ma insomma di tenuta, di rapporto sociale, di sostegno in questa fase di isolamento che sicuramente è complicata. Insomma. Ma infatti, segretario, quello che avete fatto voi è un vero e proprio servizio alla persona, perché obiettivamente per i 10.000 iscritti intanto arrivarsi a vedere le notifiche sulle mail per essere sempre aggiornati e poter rispondere direttamente alle richieste è un servizio vero e proprio, quindi insomma vi siete anche calati un po' nella parte di chi fa, chi lavora con le persone. Ci sono state richieste particolari di iscritti o di altre persone che si sono rivolte a voi perché vedevano che la loro situazione non era abbastanza tutelata? Ma guardi, nei circa 200 interventi assistenziali di varia dimensione e natura che abbiamo fatto attraverso 2 nostri funzionari responsabili che seguivano questa tematica,
emerso un po' di tutto, insomma, ecco, diciamo che sicuramente c'è una sensazione diffusa che il sistema pubblico, in ultima analisi, di tutela, di assistenza non sia sufficientemente attrezzato. C'è una preoccupazione, come dire, per quanto si siano fatte un po' di cose, un po' sia da soggetti privati che da strutture pubbliche, l'impressione che abbiamo noi dal nostro osservatorio è che la gente, come dire, ha molto più bisogno di una presenza, di una vicinanza. Certo, chiaro, certo. Mi scusi Sinkovic, possiamo, lei è col telefonino, riusciamo a girarlo in orizzontale, così riusciamo a facciamo l'inquadratura, fantastico. Grazie mille. Scusi se l'ho interrotta. No, figuriamoci. Prego. Stavo dicendo che quindi c'è una grande preoccupazione, ovviamente la preoccupazione è sulle esigenze immediate, ma anche sulla prospettiva. È chiaro che tanta gente, credo, abbia introitato, abbia, come dire, capito che noi siamo in una situazione che, al di là dei passaggi di legge, di organizzazione sociale, nei prossimi giorni, gli appuntamenti dei prossimi giorni, questa situazione di epidemia non finirà. Abbiamo di fronte uno scenario anche di riorganizzazione della nostra vita in termini soggettivi, familiari, ma anche più generale, socio-economica, abbastanza importante. E questo è un elemento che secondo me bisogna discutere, perché le persone anziane in particolare sono più fragili, più esposte. Certo. D'altro, i dati. No, sono categorie assolutamente fragili. Devo interrompere un secondo, poi ci rivediamo subito fra pochissimo. Devo mandare giusto un servizio per risolvere un problemino. Mandiamo in play out uno dei servizi che ci sono in play out preparati, quello che riguarda uno dei collegamenti a Barcola fatti ieri. Mandiamolo intanto, poi riprendiamo con Sinkovic. La nuova ordinanza regionale ha dato l'ok al take away, ovvero la possibilità di comprare cibo da asporto. Buongiorno, ciao! Uno dei dipendenti del mitico buffet Pepi, finalmente si riparte, anche se solo per asporto. Con la dovuta calma. Ecco, quantomeno, insomma, si può tornare a venire a prendere e portare via il mitico panin de porzina. Proprio così, sì. Si può ricominciare con le dovute precauzioni, appunto. Oggi voi avete riniziato o eravate già attivi? Eravamo attivi, ma naturalmente solamente con la consegna a domicilio, no? E, mentre da oggi i clienti possono venire a prendere il loro pacchetto e portarselo a casa, insomma. Certo, ricordiamo sempre che si chiama al telefono, no? E poi si arriva a prendere il pacchetto, diciamo. Assolutamente, si prende l'ordine che si è effettuato telefonicamente, sì. Bene. Quanti giorni sono stati fermi i contenitori dell'Esso? Sono stati fermi parecchio, oltre un mese, insomma, come un po' per tutti alla fine, no? Purtroppo drammaticamente, direi, ecco. Bene, quindi si può respirare di nuovo in via Cassa di Risparmio, profumo tipico triestino. Grazie all'amico che ci ha risposto. Vedete anche qui un bar aperto con la possibilità di andare a prendere il classico diciamo panino o piuttosto che il classico tramezzino per asporto, mentre qui dietro c'è anche il caffè Teresia. Saluto i signori all'esterno, perché vale tutto questo ovviamente per chi realizza panini piuttosto che piatti, piuttosto che lo stesso caffè che si può tornare ad andare a prendere per asporto al bar, quindi anche chi lavora nella zona, nelle vicinanze, può tornare a prendere il caffè, per esempio per i colleghi, e portarlo in ufficio. Faccio un esempio tra i tanti naturalmente possibili. Non ti preoccupare. Eccoci di nuovo con Adriano Sinkovic in diretta. Allora, stavamo parlando dei servizi alla persona che voi della SPCGL avete attuato. Ci ha anche spiegato che comunque effettivamente queste persone devono trovare anche un approdo verso una realtà che li aiuti, perché in questo caso ci siete voi, ci sono anche tante altre realtà. Che cos'è che viene a mancare in questo momento, che c'è tanta informazione che spiega come muoversi e molti anziani e molti pensionati dicono: ma noi, non è stata data una norma specifica l'altro giorno per questa benedetta fase 2 per quanto ci riguarda. Come si devono continuare a comportare quindi pensionati e anziani?
Ma guardi, allora le dico quello che abbiamo espresso anche come giudizio nazionale. Ma intanto noi abbiamo sostenuto e abbiamo anche condiviso la raccolta di firma di qualche giorno fa che riguardava, diciamo, l'uscita degli anziani e la loro salute e come dire, percorsi di invecchiamento attivo che altre associazioni hanno rappresentato. A livello nazionale questo lo abbiamo detto anche al governo, insomma, gli anziani non è che dobbiamo tenerli in casa, non si sa bene per quale motivo. Ecco, altra cosa però è la questione di dare certezza agli anziani rispetto ai processi di contagio e di dimensione sanitaria, perché qui è evidente che, come dicevo prima, al di là del fatto che abbiamo un'evidenza statistica che dice che c'è una curva dei contagi che ha iniziato un suo calo, un suo ridimensionamento, noi sappiamo tutti che c'è una questione di fondo e quindi l'organizzazione e le certezze dei servizi sociosanitari da una parte e la loro organizzazione e riorganizzazione, perché qui si sta parlando di una riapertura, ma di una riapertura di fabbriche, di uffici, di servizi alla persona che devono essere riorganizzati. Quindi un grande processo che ha bisogno, come dire, certamente di guardare al funzionamento dell'economia e quindi alla produzione di reddito, ma abbiamo anche un problema di innovare, di sforzarci di innovare per garantire, come dire, che la sicurezza sanitaria sia garantita. Vabbè, certo. E questa è una questione, guardi, che certamente tanti anziani vogliono uscire di casa, vogliono fare magari quel minimo di moto che garantisce loro la salute ed è sacrosanto, ma anche certo, tanti anziani sono preoccupati di questa cosa della dimensione sanitaria, delle possibilità di contagio, sapendo che noi abbiamo tantissime persone che hanno delle patologie croniche, anche non gravi, chiaro, però che determinano delle legittime preoccupazioni. Io penso che da questo punto di vista a Trieste soffriamo di una assenza di discussione e un'assenza di regia istituzionale, che sarebbe bene mettere in cantiere rapidamente guardando alla prospettiva. Noi siamo abbastanza preoccupati, tant'è vero che nelle prossime ore lanceremo anche una petizione, una raccolta di firme pubblica che riguarda la condizione degli anziani, proprio per dire alcune cose in questo senso. Abbiamo bisogno in questa città, che è la città, lo voglio ricordare, no, spesso non si sa, non si tiene in conto, noi siamo la città più anziana d'Italia. Vabbè, certo, da due anni siamo diventati la città più anziana d'Italia. Siamo in alcuni rioni del territorio triestino, siamo al 34% di ultra 65 anni presenti. Quindi siamo una città che ha una grande ricchezza, perché gli anziani sono una grande ricchezza di storia, di memoria, di esperienza. Assolutamente. Che possono dare molto, però dobbiamo costruire da questa condizione di emergenza una nuova presenza, organizzazione sociale che ha bisogno di una grande discussione politica, istituzionale e sociale. Un'ultima domanda, Sinkovic, ma per quanto riguarda, quindi, beh, l'ha appena detto, in futuro, nel prossimissimo futuro, e la petizione che ha appena detto lei, e poi quale altre azioni intende fare attraverso la sua segreteria, attraverso lo SPCGL, per dare ulteriori risposte? Avete già in mente? Ma guardi, noi è chiaro che stiamo pensando anche alla riorganizzazione dei servizi, non solo lo SPI, ma tutta la CGL, per attrezzarci in questa condizione. Quindi non solo in una fase in cui potremo riaprire gli uffici per accogliere in sicurezza le persone, per i 1000 servizi che il sindacato dà. Sono i servizi più sindacali, più di assistenza sindacale, ma sono quelli fiscali, quelli che riguardano la previdenza, i temi assistenziali, una montagna di cose che i cittadini, come dire, hanno difficoltà di ricevere dalle pubbliche amministrazioni e si riversano nelle sedi sindacali, insomma, quelle della CGL, ma non solo le nostre, ovviamente. Cioè noi, come dire, è poco conosciuto ancora questo meccanismo. Noi da anni abbiamo decine di migliaia di persone che vengono nelle sedi sindacali per i più svariati motivi,
spesso anche di fronte a contraddizioni o incomprensioni o difficoltà che hanno con uffici pubblici, perché certo, le materie sono spesso complicate. Molti si rivolgono a voi magari per avere delle risposte che non avevano capito, non erano riusciti a ottenere. Sicuramente, okay, a parte quelle cose che noi forniamo come servizi obbligatori, insomma, no? Però ci sono, attraverso i nostri, appunto, le nostre strutture di servizio, insomma, no? Lo SPI, il sindacato pensionati, fa un'azione, come dire, di filtro, no? Noi abbiamo 10 sedi nel territorio triestino, abbiamo ogni anno, diciamo, vediamo tra i 3-4 mila persone che vengono, si rivolgono ai nostri uffici. Una parte di questi noi li dirottiamo, li incanaliamo verso il patronato, il CAF o altri servizi che la CGL offre, e un'altra parte di servizi li svolgiamo direttamente. Voglio citarne uno perché riguarda, appunto, gli anziani in particolare, i pensionati, anzi parliamo dei pensionati, perché gli anziani sono, come dire, sicuramente una condizione di pensionati, cioè ricevono un reddito dall'INPS, per farla breve. Sì. Ecco, noi svolgiamo un servizio che abbiamo chiamato controllo pensioni, perché che riguarda in particolare le pensioni più basse, cioè quelle collocate nel range tra 500 e 1000 euro. Okay. Svolgiamo un servizio di controllo delle pensioni, perché spesso i pensionati non sanno che possono avere, diciamo, degli elementi economici dall'INPS che però devono richiedere. Ovviamente ci sono dei requisiti, ci sono 4 o 5 tipologie di questi interventi che si possono richiedere, va fatta una verifica sulla situazione specifica di ogni singola persona. E quindi, ecco, questo è per esempio un servizio che in questa fase siamo, come dire, un po' in sospeso, ma noi pensiamo di riprenderlo. Certo. Perché è una cosa, diciamo, necessaria, utile, vitale per tantissime persone. Assolutamente, assolutamente. Segretario Adriano Sinkovic, io la ringrazio per essere stato in diretta con noi. Buon lavoro in ulteriore impegno con gli affari che sta portando avanti, la situazione pensionati che è sempre alla massima attenzione. Grazie ancora e a risentirci. Grazie a voi, arrivederci a tutti quanti. Arrivederci, grazie. E grazie anche a voi telespettatori che ci avete seguito fino adesso. Ora spazio al nostro ricco palinsesto di Tele4, poi la nostra diretta straordinaria riprende alle 12.30. Buon proseguimento.